Grazie a tutti, innanzitutto. Commentavo poco fa con le colleghe che certo è molto strano e impegnativo per me introdurre questo convegno su Dante Alighieri in presenza di così tanti illustri studiosi e appunto personalità che da sempre hanno dedicato la propria vita e la propria carriera all'approfondimento dell'opera del sommo poeta. Quindi grazie ancora comunque per avermi invitato, grazie alla direttrice Mondavio. E inauguriamo oggi quindi questo prestigioso convegno, importantissimo, va da sé, sarà anche una banalità, però ci piace ricordarlo, dedicato a una delle figure più emblematiche e significative della nostra letteratura e della nostra storia. È colui che attraverso la sua opera ha plasmato e fecondato, come pochi altri letterati e illustre personalità della cultura sono riusciti a fare, non solo la storia del nostro paese, dei nostri paesi europei, ma proprio i fondamenti stessi della cultura e della storia dell'intero continente europeo. L'influenza di Dante Alighieri, come tutti voi sapete molto meglio di me, a cominciare dal professor Galdi e dagli altri studiosi di Dante Alighieri, è ancora molto attuale e continua ancora a influenzare processi creativi, a sollecitare dibattiti e stimolare analisi e studi. Volgendo lo sguardo in alto, mi scuso con gli interpreti se sono andata troppo veloce, forse mi scuso ancora. E quindi dicevo, ha influenzato gli studi storici, linguistici, politici e, come ho accennato prima, l'intera vita sociale e politica del continente europeo. E Dante, come abbiamo detto, supera i confini geografici e la sua opera ha, sappiamo tutti, lasciato tracce e influenze in tantissimi paesi e non soltanto in Italia e in paesi vicini come la Grecia, vicini al nostro come la Grecia, ma come gli studiosi che interverranno dopo di me illustreranno anche in Europa, ma al di là anche del continente europeo. E sono contenta quindi e mi fa piacere che questo evento, questo convegno internazionale, sia stato costruito anche sulla base di un concetto itinerante, a dimostrazione appunto della influenza che l'opera di Dante ha avuto non soltanto nel nostro paese, ma anche al di là dei confini europei e extraeuropei. Come sapete, per celebrare il 700° anniversario della morte di Dante Alighieri, il Ministero degli Affari Esteri e la rete diplomatica e consolare, e nel nostro ambito anche l'Istituto Italiano di Cultura, retto dalla dottoressa Mondavio e la stessa ambasciata, hanno organizzato un fitto calendario di manifestazioni ed eventi. Proprio nella convinzione di dover dare un riconoscimento, di essere i debitori di un riconoscimento al sommo poeta, senza il quale appunto la nostra lingua e la nostra cultura non sarebbero quelle che sono, ossia riconosciute a livello internazionale come lo sono. Quindi ancora una volta il mio sentito ringraziamento agli organizzatori, al professor Galdi e alla dottoressa Mondavio per ospitare questo evento che è una straordinaria testimonianza del valore del nostro sommo poeta e della permanenza, diciamo, di questo valore nel corso dei secoli. E auguro quindi a tutti voi una proficua giornata con un pizzico di invidia che voi che potete godere insomma della scienza, diciamo, che ci verrà trasmessa e dalle testimonianze che ci verranno trasmesse dai studiosi sia italiani che greci. Io mi scuso sin da adesso se dovrò lasciarvi, ma purtroppo, come potete immaginare, dopo la fine del lockdown, le attività accumulate in un anno di lockdown si stanno aprendo tutte improvvisamente e quindi avremo delle giornate molto intense. Grazie a tutti e in bocca al lupo ancora e benvenuti ad Atene.
Ringraziamo sinceramente il nostro ambasciatore per questa introduzione. Adesso la parola a me. Io vorrei veramente ringraziare prima di tutto il professor Marco Galdi, che è il grande animatore di questo gigantesco lavoro di organizzazione di una conferenza triplice, perché si svolge in Italia, in Grecia e a Cipro. Quindi un lavoro titanico, con il professore in prima linea, ma anche tutta un'organizzazione in seconda linea. E quindi ringrazio proprio di cuore tutti voi che avete partecipato a questo grande progetto in onore del nostro sommo poeta, che direi è la personalità più significativa della nostra cultura, è conosciuta dappertutto, in tutto il mondo, e quando si parla di Dante, sia che si conosca bene o non si conosca, si suscita interesse, ammirazioni. In questo anno particolare, perché con 700 anni di anniversario, misuriamo proprio come questo mito di Dante prosegua nel tempo e anzi acquista spessore con nuove personalità, con nuove riflessioni, che nuovi prodotti culturali che sono legati proprio al mito del sommo poeta. Non mi dilungherò questa mattina in questa occasione, cercherò di introdurre e passare la parola a tutti, però volevo dirvi che per la prima volta sono veramente lieta di accogliere nuovamente il pubblico in presenza qui. Voi sapete che da marzo, praticamente marzo 2020, abbiamo interrotto qualsiasi attività in presenza, abbiamo fatto tutto online, i corsi. Oggi ricominciamo e veramente sento il piacere di questo primo incontro dopo tanti incontri a distanza. Quindi grazie di essere venuti e esprimo diciamo la speranza che questi incontri possano continuare, rinnovarsi e ritrovarci di persona. Comunque, in ogni caso, noi abbiamo predisposto oggi un live streaming, perché vogliamo che anche le persone che oggi per timore non sono potute intervenire o per impegno non so, possano fruire da casa di questo incontro significativo. Poi naturalmente sarà registrato e sarà disponibile sul nostro canale YouTube. Quindi oggi prego anche un'indicazione di natura tecnica. Abbiamo verso le 11 credo una pausa caffè e i conferenzieri sono pregati tutti di intervenire qui dal podio in modo da mantenere le distanze e da non creare problemi per tutte quelle precauzioni che conosciamo a causa del Covid. Grazie ancora a tutti di essere qui oggi, auguro buon lavoro a tutti e passo la parola adesso al nostro professor Galdi della Società Filoellenica, che è il grande fautore di questo progetto. Marco, prego. Grazie. Devo prima di tutto abbassare il microfono perché Sua Eccellenza è troppo alta e ovviamente me lo perdona questo scherzo. Grazie. Va bene, va bene. E per me è un grande onore portare il saluto della Società Filoellenica Italiana, soggetto attuatore del progetto Dante e la Grecia, a questo importantissimo convegno. Saluto e ringrazio per l'alto riconoscimento che ci ha concesso con il suo patrocinio e con la sua presenza questa mattina, Sua Eccellenza Patrizia Falcinelli, ambasciatrice d'Italia in Grecia. Saluto la dottoressa Anna Mondavio, direttrice dell'Istituto Italiano di Cultura di Atene, che ci ospita e che ha da subito sostenuto con grande impegno, tenacia e lungimiranza il progetto Dante e la Grecia. Saluto e ringrazio tutti i relatori odierni che con il loro prestigio accademico e la loro indiscussa competenza scandaglieranno i temi loro affidati. Permettetemi un ringraziamento pubblico alla professoressa Irene Chirico, che interverrà nel pomeriggio e che si è assunta l'arduo compito di dirigere sul piano scientifico il complesso progetto Dante e la Grecia, che questa mattina compie un passo fondamentale del suo lungo e articolato percorso, e dalla professoressa Crisa Damianacchi, alla quale va riconosciuto il merito di aver strutturato egregiamente la ricerca che stamane si presenta, Dante nella letteratura greca moderna e contemporanea.
La cultura è sempre reciprocità. Così Dante, che non conosceva la lingua greca, ha attinto a piene mani dal bagaglio culturale maturato nell'area del Mediterraneo ellenico. E poi i greci e i ciprioti, dal Medioevo ai nostri giorni, sono stati significativamente influenzati dall'opera dantesca. Questo flusso bidirezionale di conoscenze, miti, storie, pensieri, è stato captato dal progetto Dante e la Grecia, risultato vincitore di un bando del Ministero della Cultura italiano, gestito dal Comitato Nazionale per le celebrazioni dei 700 anni della morte di Dante Alighieri. Il progetto si è avviato nell'autunno del 2020 con la costituzione di 6 gruppi di lavoro. Dante e la scienza greca, sotto la guida del professor Davide Canfora dell'Università di Bari, Dante e il mito greco, diretto dal professor Hierasimos Zoras dell'Università di Atene, Dante e le identità nazionali, di cui è responsabile la professoressa Rosa Giulio dell'Università di Salerno, Dante nella letteratura greca moderna e contemporanea, ideato dalla professoressa Crisa Damianaki dell'Università del Salento, Dante e Bisanzio, del quale è responsabile il professor Paolo Cesaretti, e Dante nelle acque di Cipro, guidato dal professor Michael Pieris. Il progetto è proseguito con una serie di webinar nell'inverno e nella primavera del 2021, i cui atti sono confluiti nel volume Dante e la Grecia, ETP Books Atene 2021, pubblicato nel settembre di quest'anno. Anche grazie al fondamentale sostegno economico dell'Istituto Italiano di Cultura di Atene. Si sta completando adesso con 2 specifiche conferenze tematiche. La prima, appena svoltasi a Nicosia il 27 settembre scorso, Dante nelle acque di Cipro, e la seconda questa mattina. Questo complesso lavoro sarà, a partire dal pomeriggio di oggi, discusso in una serie di tavole rotonde che si terranno oltre che ad Atene, anche a Bari il 15 ottobre, a Salerno il 29 ottobre, a Milano l'11 novembre ed a Ravenna il 19 e 20 novembre. L'intero progetto si concluderà il 20 novembre a Ravenna con la lettura di un canto della Divina Commedia in lingua greca sulla tomba del sommo poeta. Volendo potrete leggere l'intero programma sulla brochure distribuita anche all'ingresso dell'istituto. All'importante progetto e dalla serie di convegni e tavole rotonde internazionali hanno partecipato e parteciperanno complessivamente oltre 50 studiosi italiani, greci, ciprioti e di altre nazioni europee, coinvolte dalla magnificenza del tema Dante e la Grecia, ma animati anche dalla suggestione del coincidente bicentenario dell'indipendenza greca 1821-2021. Ma devo, a conclusione del mio saluto, doverosamente ricordare che il progetto, oltre che da diversi dipartimenti universitari italiani, greci e ciprioti, è stato promosso da numerose associazioni ed istituzioni operanti al di qua e al di là dell'Adriatico, alcune delle quali, per il tramite dei loro rappresentanti che saluto, interverranno dopo di me. Ringrazio tutti, in particolare per aver voluto che fossi io, quale presidente della Società Filellenica Italiana, e insieme della Lectura Dantis Mediterranea a seguire passo per passo l'attuazione del programma. E un grazie particolare lo devo ad Enzo Terzi, che non solo ha lanciato per primo l'idea di aderire al bando del Comitato Nazionale per le celebrazioni dei 700 anni della morte di Dante Alighieri, ma è stato fra i principali artefici del buon andamento del progetto con il suo infaticabile impegno. Prima di terminare, però, vi chiedo un minuto della vostra attenzione per una sorta di fuori programma. La dottoressa Anna Mondavio è stata protagonista di questo progetto, l'ha sostenuto, ci ha consigliato, ci ha spronato, ha risolto tante questioni operative e più in generale posso dire che in questi anni è stata per noi filelleni italiani un sicuro punto di riferimento, consentendo l'organizzazione di eventi importanti come il convegno su Dante, Aristotele e il governo ideale nel giugno del 2019 o l'esposizione internazionale di arte, Arte Italia 2019.
Ecco perché l'assemblea della nostra associazione ha deliberato all'unanimità di conferirle la qualifica di socio onorario della Società Filoellenica Italiana. E quindi è con vivo piacere che le chiedo di avvicinarsi per consegnarle la spilla della nostra associazione, augurandoci che sia, prego, che sia l'inizio anche di una ulteriore collaborazione, magari anche quando non avrà più la responsabilità di dirigere l'istituto, ma potrà certamente sostenerci con il suo consiglio e con il suo impegno. Grazie molto. Ecco qui, se lo vuole vedere, la nostra spillina. Che poi è la stessa del presidente. Grazie molto, veramente. Sono una sorpresa e commossa. Grazie davvero. È un piacere per noi. Mi sa che invito io al tavolo, la dottoressa Mondavio si è commossa per cui ha saltato il ruolo di... Non c'è Giuseppe Luca, cioè, sì. Vabbè, allora, riprendo dopo un momento così, riprendo la parola e quindi ho il piacere di invitare la dottoressa, la professoressa Mariangela Aiello in rappresentanza del Comitato Dante Alighieri di Atene. La professoressa lavora presso l'Università Dipartimento di Italianistica dell'Università Capodistriaca di Atene. Grazie molto, Mariangela. Buongiorno a tutti, anche io ho un problema di altezza, ecco qui. No, va benissimo, siamo a posto. Porto il saluto da parte del nostro presidente in qualità di vicepresidente del Comitato Dante Alighieri di Atene, che si trova per motivi familiari in Italia e purtroppo non è potuto intervenire oggi qui. Ma saluta tutti ed è sempre vicino alle nostre manifestazioni, a questa bella manifestazione che abbiamo organizzato anche insieme col professor Galdi. A nome di tutto il Consiglio Direttivo, parlo a nome del Presidente, vi porgo i miei più cordiali saluti. Permettetemi di rivolgere un saluto particolare all'Ambasciatore d'Italia, Sua Eccellenza Patrizia Falcinelli, che sostiene nella continuità queste iniziative in occasione del 700° anniversario della morte del sommo poeta. Un ringraziamento anche al Comitato Dante di Nicosia, il cui presidente, dottor Umberto Mondini, parimenti saluto. Un cordiale saluto va al professor Marco Galdi, presidente della Società Filellenica Italiana, con il quale il nostro comitato ha già da alcuni anni collabora in varie iniziative che si svolgono ad Atene. Un caro saluto, unitamente ai miei più cari ringraziamenti, vorrei porgere alla direttrice dell'Istituto Italiano di Cultura, professoressa Anna Mondavio. Il progetto su Dante e la Grecia, che ha ricevuto l'approvazione del Comitato Nazionale per le celebrazioni dei 700 anni dalla morte di Dante Alighieri e dal quale il nostro comitato ha aderito da subito con grande entusiasmo, costituisce il coronamento di questa collaborazione. Dante Alighieri, per noi italiani che viviamo all'estero, non incarna solamente il nostro poeta nazionale, ma è anche il padre della nostra lingua, colui il quale ha scelto di nobilitarla, scrivendo in volgare opere mirabili ed ammirate in tutto il mondo. Il sommo poeta per noi italiani che viviamo all'estero rappresenta anche un modello, in quanto, avendo vissuto prima di noi la lontananza dalla propria patria, ha espresso per essa tutto il suo amore, unitamente al dolore della lontananza e all'orgoglio dell'appartenenza. Ma chi, come noi, ha avuto la sorte e il privilegio di vivere in Grecia, ha incontrato qui anche un'altra cultura straordinaria, quella ellenica che per profondità, ricchezza, varietà e bellezza non è seconda a nessun'altra. Partecipare a questo progetto per noi vuol dire così coniugare due passioni straordinarie. Quella per la nostra nazione e per il suo grande poeta, Dante Alighieri, e quella per la magnifica terra che ci ospita, la Grecia. Siamo perciò tutti estremamente interessati di poter ascoltare prima e leggere poi
Le relazioni del convegno nelle loro varie e ricche articolazioni, nel quale, come soggetto promotore, stiamo seguendo tutti gli aspetti fin dalla prima riunione, che si tenne il 7 dicembre 2019, proprio presso la nostra sede di Atene, alla presenza e con la condivisione anche dell'Università Capodistriaca di Atene, rappresentata dal professor Gerasimo Zoras e dal professor Ioannis Tsolkas, che ringrazio e saluto caramente. Fu in quel memorabile sabato mattina che si costituì il comitato organizzativo del convegno, come ben ricorderanno gli altri partner del progetto, che pure interverranno oggi e che saluto tutti con amicizia. Si individuò nella persona della professoressa Irene Chirico dell'Università degli Studi di Salerno, e che qui ringrazio per l'ottimo lavoro che svolge e continuerà a svolgere, la direttrice scientifica del progetto, tracciando le linee essenziali dello stesso, che poi fu presentato e portato avanti a nome di tutti dall'infaticabile professor Marco Galdi, nella qualità di soggetto attuatore. Quest'anno per noi italiani di Grecia, malgrado gli impedimenti causati dalla pandemia, è stato nonostante tutto un anno particolare. Grazie infatti al segretario generale della società Dante Alighieri, doneremo alla città d'Atene, in collaborazione con l'ambasciata d'Italia e sotto il suo coordinamento e contributo, una statua in marmo del sommo poeta, che verrà collocata in una delle piazze più emblematiche e storiche del capoluogo ateniese. Del capoluogo greco, scusate. Questa iniziativa ci inorgoglisce particolarmente nella duplice consapevolezza che stiamo adempiendo al nostro dovere di riconoscenza nei confronti della nostra amata patria e del suo grande poeta. Mentre contemporaneamente stiamo anche rendendo un servizio importante alla magnifica terra che ci ha accolti e che ci ospita e nella quale abbiamo posto anche una parte significativa delle nostre radici, la Grecia. È con questi sentimenti che vi saluto tutti e idealmente vi do appuntamento ai prossimi convegni che potremo seguire tramite la rete internet e dalla presentazione degli atti che proprio a partire da Atene si proporranno per tutto l'autunno a Cipro, in Grecia ed in altre varie sedi italiane. Grazie per l'attenzione e buona giornata. A nome del nostro presidente, dottor Cavaliere Giuseppe De Luca. Grazie davvero alla professoressa Mariangela Aiello, la nostra ambasciatrice ci saluta e la ringraziamo per essere state con noi. L'ambasciata continua a essere rappresentata dal nostro vice ambasciatore, consigliere Susanna Schlein, che ringraziamo per essere presente con noi. Adesso vorrei passare, innanzitutto ringraziare il comitato della Dante Alighieri, che è un partner, diciamo, cruciale per la nostra azione culturale in Grecia, e quindi grazie non solo di essere qui, di aver partecipato al convegno, ma anche di essere un sostenitore, un collaboratore, assolutamente cruciale e indispensabile per il nostro Istituto Italiano di Cultura. Adesso vorrei passare la parola al presidente dell'associazione SEPI, il dottor Christos Papavassiliou, che invito qui. Per chi non lo sapesse, perché ci sono degli ospiti che non conoscono bene, vorrei ricordare che la SEPI è l'associazione dei laureati greci in Italia. Voi sapete tutti che dagli anni 60 in poi c'è stato un grande esodo di giovani greci, giovani greci e greche, che sono andati in Italia a fare i loro studi universitari. Come sapete, nella vita di ognuno di noi il periodo degli studi universitari è uno dei più importanti della nostra vita, uno dei più formatori, è uno dei momenti che ricordiamo sempre durante la nostra vita. E quindi c'è stato questo esodo colossale di cui è difficile misurare l'entità, si parla di 300.000 greci, o qualche volta anche di più, non sappiamo, ma certo ce ne sono stati veramente molti. Così tanti da creare la motivazione per far nascere, dare origine a un'associazione dei laureati greci in Italia. Però poi vi dico, c'è l'associazione degli architetti laureati in Italia, ho scoperto che ci sono anche delle associazioni dei laureati a Pavia, greci a Pavia, dei laureati greci a Genova, per dirvi che l'entità del fenomeno è veramente cospicua.
Allora, oggi abbiamo qui il piacere di avere il dottor Papa Vassiliou, che ha fatto i suoi studi in Italia, che è presidente della SEPE, che invito qui a fare un piccolo saluto agli ospiti. Grazie, Cristo. Io non ho scritto niente, come medico sono più pratico, così voglio vedere le persone che parlo. Un grande amore per l'Italia, perché siamo cresciuti sia come medici, sia avvocati, eccetera, eccetera, simile alla cultura. Più vai avanti nella vita, così siamo più immersi nella cultura, soprattutto con Dante Alighieri, perché anche da secoli è stato il nostro Seferis, il nostro Itaca, no? Eccetera. Con Marco siamo tanti anni amici, con De Luca siamo tanti anni amici, e quest'anno preghiamo di tutti di fare 50 anni da studenti italiani, da 71 a 2021. Siamo molti più, però non c'è il numero, che può essere 60, 70, 80. Siamo molti e abbiamo avuto questo grandissimo piacere di fare non soltanto le nostre lauree in Italia, però anche le nostre culture. Le basi sono tante. Adesso proseguiamo anche per il Siracusa, per esempio, San Con Corinto, e Siracusa con che facciamo un gemellaggio, oppure come si chiama, i giardini di Naxos, che sono di Naxos, eccetera, eccetera. Sono tanti accumulati ogni giorno. Abbiamo fatto gemellaggio a Corinto, perché io sono anche corrispondente consolare a Corinto, eccetera, con Torino. Che posso dire? Sono così fondamentali le amicizie, come Marco, come tanti professori che sono adesso in pensione come me da poco, che non sono molto vecchio. E io ringrazio di cuore proprio di tutti. Sono persone che sosteniamo come grande forza di anima per essere greci e italiani. Io vi ringrazio semplice cose. Un abbraccio a tutti quanti. Specialmente alla nostra direttrice qui, che fa tutto, perché a casa mia qui sta accanto e io ho finito tutto le scuole. Grazie al dottor Papa Vassiliou come presidente della SEPI. Vi do un'informazione un po' segreta, che la SEPI sta affilando le sue armi per ritornare, per far sentire la sua presenza dopo questi vari lockdown. So che ci sono tanti progetti in corso e sappiate che l'Istituto è sempre pronto a collaborare, ad accogliere questo gruppo favoloso di laureati greci in Italia, che continua a voler bene al nostro paese e ad essere attivo per far conoscere la cultura sempre italiana. Last but not least, il dottor Enzo Terzi, responsabile della casa editrice ETP Books. Vorrei dire, ringraziare veramente personalmente come direttore dell'istituto il dottor Enzo Terzi, il quale è un editore italiano che è arrivato qui in Grecia, non so, da un certo numero di anni, e che accompagna dal punto di vista editoriale l'azione dell'istituto, l'azione dell'università, e che è un partner assolutamente insostituibile per la qualità della sua azione, per l'eleganza con cui lo fa e per il grande garbo che mette sempre in tutto quello che fa. Quindi grazie Enzo Terzi per accompagnarci. In questa occasione è stato lui che è riuscito a portare a termine questa opera titanica, insieme ovviamente a tutta l'organizzazione, di riunire tutte diciamo, gli atti del convegno e poterli pubblicare in tempo per l'inaugurazione, che non è da poco, vi assicuro, perché poi quando si aspetta dopo il convegno si pubblicano gli atti dopo anni, e questa volta insieme a Marco Galdi Enzo Terzi è riuscito a produrre questo volume per tempo, che voi avete già tra le mani nei vostri borsi. E poi volevo parlare, tanto per fare un esempio, di un grande progetto al quale si sta consacrando l'editore Enzo Terzi per il bicentenario dell'indipendenza greca. Sta lavorando ad un volume, uno o più volumi, non mi ricordo adesso. Uno. Oh.
uno o più volumi sulla ricorrenza del bicentenario dell'indipendenza greca, un lavoro scientifico che andrà a colmare un vuoto, una lacuna proprio dal punto di vista della storia delle relazioni tra Italia e Grecia. E quindi ancora grazie per aver avuto questa idea, questo progetto, anche questo gigantesco, direi. Ci vuole proprio la pazienza, la determinazione e tutto il garbo di Enzo Terzi per portare a termine queste opere. Enzo, a te la parola. Io devo fare obbligatoriamente un doppio ringraziamento. L'uno a Marco Galdi, che senza di lui non saremmo qui oggi, questo progetto non si sarebbe concretizzato, così come tanti altri, perché la collaborazione con Marco è di lunga data e spero che continui ancora nel tempo. Ed un particolare ringraziamento alla dottoressa Mondavio, che in questi anni di direzione dell'Istituto ha sempre sostenuto fattivamente, sia economicamente che logisticamente, tutta una serie di progetti che qui hanno potuto vedere la luce, e pertanto va il mio più caro ringraziamento. Quello di oggi è il primo di due importanti appuntamenti che segnano questo difficile 2021: il settecentenario della morte di Dante e il bicentenario della guerra d'indipendenza greca. Sono appuntamenti che ci hanno offerto la possibilità di esplorare ancora più a fondo lo stretto legame culturale, ma anche politico e sociale, dei due paesi. Dante, che abbiamo celebrato sin dall'inizio di quest'anno con un volumetto commemorativo prodotto dall'Istituto Italiano di Cultura, con una trilogia di video che raccontano in italiano e in greco le tre cantiche della Divina Commedia, con il volume Citar Dante realizzato con la lettura Dantis Metelliana, e infine con gli appuntamenti congressuali che hanno avuto inizio a Nicosia l'altro giorno e che termineranno a Ravenna il 20 novembre prossimo, ci ha dato l'occasione di verificare come i binari della cultura seguono strade spesso del tutto indipendenti da quelle della storia, creando scambi, legami e intrecci talmente solidi da valicare gli ostacoli e le incomprensioni delle vicende politiche e militari, e costituendo nei secoli quella radice comune di valori che è patrimonio di tutti noi. La storia, tuttavia, ci ha consegnato, accanto ai momenti difficili, anche parentesi segnate dalla comune speranza e sintonia di intenti. E proprio la guerra d'indipendenza greca, segnatamente per quanto riguarda il sostegno degli italiani, si è rivelata un evento di particolare importanza per gli scambi tra i due paesi, nel comune obiettivo del raggiungimento della libertà e dell'indipendenza. Solo gli italiani, infatti, ancora senza un'Italia libera e indipendente, hanno offerto sostegno morale, politico, culturale, logistico e militare, senza quei fini espansionistici e politici che hanno caratterizzato gli interventi delle altre nazioni coinvolte. L'apporto dato alla nascente nazione greca si fondava non solo su comuni sentimenti libertari, ma traeva alimento dal consolidato e intenso scambio culturale che da secoli ormai legava i due paesi. Celebreremo a breve questo avvenimento con una serie di 5 pubblicazioni, 3 volumi monografici, un romanzo e soprattutto la prima raccolta di studi dedicati a quegli eventi, 30 saggi ad essi dedicati, per la cui realizzazione da oltre un anno docenti e ricercatori italiani e greci si sono impegnati, e che rappresentano nel loro complesso una prima assoluta in ambito storiografico, nell'intento anche di contribuire a riequilibrare una narrazione fino ad oggi in gran parte scritta da altri paesi. Da questi progetti
è emersa, anzi si è consolidata, la consapevolezza che lo scambio culturale tra Italia e Grecia possa esponenzialmente intensificarsi ed il consenso ricevuto, oltre che in ambito istituzionale, anche da docenti, ricercatori ed intellettuali italiani e greci e non solo, sul lavoro svolto e su altri progetti cui stiamo dedicando, lascia sperare che con il sostegno di tutti si possa proseguire affrontando con rinnovato spirito una ancora più intensa rivisitazione delle nostre storie e della nostra cultura per sostenere quelle del futuro, prendendo lo slancio, come anche oggi faremo, dalle parole di Dante per superare anche le incomprensioni del passato. Fatti non foste a viver come brutti, ma a perseguire virtù e conoscenza. Grazie ancora al dottor Enzo Tersi, al suo intervento e alla sua presenza costante che ci accompagna in tutta la nostra azione culturale. Prima di passare la parola al professor Marco Galdi e di entrare nel vivo del convegno, vorrei ricordarvi che stasera abbiamo promosso una Dante Night, l'abbiamo chiamata Dante Night perché avremo veramente una serata un po' speciale con la presentazione di un film muto del 1911 che abbiamo trovato grazie all'aiuto di tanti amici che abbiamo potuto, perché potremo presentare questa sera, e accompagnato dal vivo da una composizione sonora di un sassofonista che sta dedicando gran parte della sua vita a questo progetto, Marco Castelli, con musica in live electronics, che ci farà vedere qualcosa di veramente raro ed eccezionale. Quindi vi invito ad essere, lo so che la giornata è lunga, ma vi assicuro che il prodotto che vedrete questa sera sarà eccezionale. E ci sarà anche una visita, ma potrete vederla anche adesso, della mostra in corso che ancora non è stata inaugurata, ma che comincia oggi proprio per fare onore ai conferenzieri venuti dall'estero, la mostra L'immaginazione delle immagini, sempre sul tema dantesco, curata dal dottor Costantino Mossas. Quindi niente, vi aspetto questa sera, ci vedremo durante la giornata. Ad ora passo la parola al professor Galdi per entrare nel vivo del convegno e presentare l'introduzione al convegno. Grazie Marco. Si conclude con questo ultimo intervento di saluto, ce ne sarà un altro a ripresa dei lavori nel pomeriggio della dottoressa Mondavio, la prima parte di questo appuntamento odierno, che è quella doverosamente dei saluti. Entriamo appunto nel vivo, per cui inviterei il professor Angelo Romano a sedere dove ero seduto io, adesso lo libero di qualche carta, nel frattempo si accomoda, e passo a lui la parola, perché è il professore Angelo Romano che introduce il convegno della mattinata sul tema Dante nella letteratura greca moderna e contemporanea. Responsabile, ideatrice e responsabile scientifica di questo panel è la professoressa Crisa Damianaki, che so dovrà prendere la parola, quindi interverrà subito dopo quando sarà chiamata dal professore Romano, che ringrazio, come ringrazio tutti i convegnisti del panel di questa mattina. Io mi accomodo con vivo piacere fra il pubblico per ascoltarvi. Sì, non so se funzionano qui. Se il professore si sedesse, si preferisce star seduto, professore. Non funziona, non lo so. Conviene. Professore, forse lì. Sì. Grazie. Milau Elinica, un avviso al nostro traduttore. Naturalmente a nome dei convegnisti di oggi io desidero ringraziare l'ambasciatrice, la dottoressa Falcinelli, ma soprattutto anche la direttrice dell'istituto che ci ospita e tutti coloro i quali naturalmente hanno avuto la pazienza
di ascoltare le varie relazioni di oggi. Quindi traduco in greco: Efcaristume tim presvira kiria falcinelli che tin dieftitria kiria mondavio yatin filoxenia keretume olus tus episimus che tus parestamenus που ήρθαν για να παρακολουθήσουν την εμερίδα. Το πνεύμα, το πνεύμα του Δάντη τα αγκάλετε ακούγοντας ομιλίες για το έργο του κάτω από τον Αττικό ουρανό. Naturalmente per gli italiani l'ultimo periodo, lo spirito di Dante che ascolterà queste omelie, queste relazioni, naturalmente sotto il cielo dell'Attica. Cominciamo quindi i lavori, visto che ci sono stati tanti saluti di rito. Dinume ton logo ston proto meliti, Chirio Cristiano Luciano, Luciani, catechititis neolinikis logotecnias sto panepistimo tis Romis Dio, Tor Vergata, che enan apotus caliterus xenus neolinistes pancosmios. O titolo di somiliastus in Dante in Cavafis e in Casanzagis. Quindi porgo la parola al professor Cristiano Luciani dell'Università Tor Vergata, Roma 2, che ci intratterrà con una conferenza dal titolo Dante in Cavafis e in Casanzagis. Paracalò, prego. Grazie. Buongiorno a tutti, grazie Angelo. 30 minuti massimo. Next. Per questo invito e per la calorosa presentazione del professor Romano. Dunque, parlerò di alcuni aspetti, sono veramente tanti quelli che riguardano la ricezione di Dante in due autori così diversi come Cavafis e Casanzagis. Dirò una cosa scontata, che ciascuno dei due, l'uno alessandrino, l'altro cretese, hanno percepito Dante secondo il proprio temperamento. Quindi sembra scontato, ma è fondamentale proprio per capire l'atteggiamento con cui si sono accostati a Dante. Per quanto riguarda il ricorso al poeta fiorentino, possiamo ammettere che è connotato da due precisi atteggiamenti distinti e antitetici. Dante è valso da referente poetico per un poeta, Cavafis, dotato di straordinaria saggezza e ironia, virtù profuse nel coraggioso sforzo di liberarsi dalla pressante atmosfera della sua città, Alessandria. Per Casanzakis invece l'esempio dantesco fu maggiormente interiorizzato e avvertito sulla base di una profonda interrelazione spirituale. L'autonomia dell'arte dalla morale farisaica tardo-vittoriana che Cavafis sembra rivivere nella sua Alessandria, non è che un aspetto della sua concezione del bello e si aggancia a vari altri fondamenti della sua estetica, che implicano ambigui rapporti di oggettività, soggettività, di essenza, apparenza, di verità, di falsità, come asserirà il critico Sareiannis, alessandrino anche lui, in questi termini. Nella sua città e soprattutto nella sua classe sociale regnava assolutamente, prima del 1914, un'emulazione della morale d'epoca vittoriana, della morale più becera, più antiestetica che il mondo abbia mai conosciuto, una morale che rese in viso per anni e forse per secoli il nome della virtù. Così anche il senso del componimento, che più esplicitamente, ma solo in apparenza, si ispira a Dante, che è senz'altro il celebre che fece il gran rifiuto, scritto nel luglio del 1899, pubblicato sulla rivista Panathinea nel 1901, sembra inserirsi in questo orizzonte etico-estetico come una sorta di autogiudizio universale. Lo leggo in traduzione italiana, che fece il gran rifiuto. Viene per alcuni uomini un giorno in cui il grande sì,
o il grande no deve essere detto. Subito si palesa chi dentro di sé ha pronto il grande sì, e nel dirlo avanza convinto verso l'onore e il dovere. Chi ha rifiutato non si pente. Se di nuovo fosse richiesto, ancora negherebbe, eppure lo condanna quel no, che è giusto per tutta la sua vita. Il titolo è costituito da una citazione tratta dal celebre passo del terzo canto dell'Inferno, verso 60, in cui si accenna a un individuo. Probabilmente si tratta di Papa Celestino V, che per una sorta di codardia, secondo i commentatori dell'epoca, si sottrasse ai suoi obblighi istituzionali. Tale citazione titolo è una tecnica non rara che ricorre nella poetica di Cavafis, e in questo caso potremmo definirla un prelievo esterno irrelato, per una vera e propria assenza di relazione fra il paratesto, il titolo, e il contesto. Cavafis, che nella sua biblioteca possedeva la traduzione inglese di Longfellow della Divina Commedia, avrà avuto anche lui in mente, come suggerivano gran parte degli antichi commentatori, la figura di Papa Celestino V. Tuttavia, ignorando deliberatamente il personaggio, come del resto fa anche Dante, e soprattutto cassando nel verso originale il sintagma per viltate, o viltade, a seconda delle edizioni, va a ribaltare simmetricamente il valore che Dante aveva attribuito al contesto, cioè la descrizione del mondo dei vili, degli ignavi, per spostarlo invece sulle conseguenze di una decisione perentoria e responsabile, presa da qualsiasi individuo. No, ha detto no e no, perseguo fino alla fine della vita. È esattamente in questi termini che lo stesso Cavafis spiegherà l'omissione in una nota manoscritta a questa poesia. Ostico studantu a poena pota prota asmata discolasios, ine qui, lui scrive qui alla francese, chi fece per viltate il gran rifiuto, to per viltate vige, dioti acrivosto pima pragmatevete iponoiti nellipsi tu viltate. Quindi il verso dantesco è qui: fece per viltate il gran rifiuto, per viltate è stato tolto perché la poesia tratta della o allude proprio alla mancanza di viltà. E tiene a puntualizzare altresì che il referente del componimento è di per sé un individuo qualsiasi, non meglio specificato. Noto questo aspetto di tutta la poetica di Cavafis, che non parla di una esperienza precisa, ma di una qualsiasi esperienza che può valere per chi vi si identifichi. Dice Cavafis, «E fisto prosochin istin lexi mericus, se mericus anthropus, ochi se olus». Faccio notare che il termine mericus riguarda alcune persone, non tutte. Si ribalta così, dicevo, il punto di vista di Dante, che getta discredito su colui che rifiuta, mentre Cavafis ne distilla la tragica debolezza e si celebra il coraggio di dire no, di rifiutare. Occorrono molta forza e coraggio per dire no, quando altri forse si aspetterebbero diversamente. Perciò la negatività insita nel giudizio per viltate è stata estirpata e sostituita con i puntini di sospensione, lasciando immaginare la grandezza di un uomo che sa di dover soffrire e di andare incontro anche a critiche rovinose. Tuttavia il coraggio di dire no gli è dettato dal cuore e dalla ragione. Rivolgendosi dunque a chiunque prenda una decisione e si faccia carico delle conseguenze di tale scelta, Cavafis si appella a una sua visione filosofica che potremmo definire di relativismo poetico, che adotterà anche in altre riflessioni di circostanza, la più rappresentativa delle quali è, immagino, quella rappresentata nel saggio intitolato «I pensieri di un vecchio artista», è una prosa.
E come di consueto capita nella poetica di Cavafis, egli intende avvalersi dell'episodio specifico solo per ricontestualizzarlo in una sorta di ammonimento di valenza universale, come è ravvisabile anche in un commento, in un autocommento che lui fa in inglese a questa poesia. Dice Cavafis, traduco, si è rifiutato perché pensava con coscienza di non essere all'altezza del compito, o che il compito non fosse degno di essere svolto, o che il compito non doveva essere svolto, o per qualche altra ragione logica del genere. Ma qualcun altro ha intrapreso il compito e ci è riuscito, molto probabilmente perché era adatto a quello specifico compito, o perché aveva i mezzi specifici a sua disposizione, che hanno reso differente o facilitato o migliorato il compito o i suoi risultati. Il successo di questo qualcun altro riscatta la decisione del rifiuto ed è per questo che, sebbene il rifiuto sia stato perentorio, tale rifiuto gli peserà per tutta la vita, gravato come sarà dal sospetto, dai pregiudizi, dalla disapprovazione e dai fraintendimenti della maggior parte delle persone. Ecco che il Sarejannis, che trasferisce su un piano autobiografico la giustificazione di Cavafis per la scelta del contesto della sua poesia, si chiede se per caso la condanna di Celestino V, espressa velatamente, abbiamo detto, da Dante, non celerebbe una sorta di autocensura formulata da un Cavafis che viene percepito all'esterno come un individuo recalcitrante all'azione, come uno che indugia. Il suo carattere altamente sensibile ed egocentrico, ma anche paurosamente maldestro nella quotidianità spicciola, potrebbe aver indotto il poeta a crucciarsi per anni di fronte a questa pubblica condanna e scegliere di proporre se stesso a se stesso e agli altri, per via artistica, non per via pratica, un'immagine risoluta e incontestabile, semplicemente biffando il sintagma causale per viltate di Dante dal titolo della sua poesia. Questa è la considerazione che fa Sarejannis. Ma l'argomento dantesco era fra gli interessi di Cavafis già nell'aprile del 1894, quando scrisse un pezzo di giornale da destinarsi a una testata di Alessandria o di Costantinopoli. Si tratta dell'articolo intitolato «To telos tu Odisseos», la fine di Ulisse, che tuttavia rimase fra le carte inedite, forse perché egli lo considerava non più che «a curiosity of literature», fino alla pubblicazione del 1974 ad opera di Savvidis. In questo pezzo, Cavafis propone uno studio comparativo di tipo diacronico fra l'accezione dantesca del personaggio Ulisse e quella del poeta inglese di Alfred Tennyson, tra i compositori dell'Ottocento più sensibili allo studio e al culto di Dante, noto a lui fin dagli anni giovanili, probabilmente dalle discussioni con l'amico letterato Arthur Hallam, altro ammiratore del poeta fiorentino. L'eroe di Tennyson, non diversamente da quello dantesco, è impaziente. È impaziente to follow knowledge like a sinking star beyond the utmost bound of human thought. Di seguire conoscenza come si segue un astro che tramonta oltre l'estremo confine del pensiero umano. Partito come personaggio di Dante per raggiungere nuovi orizzonti di virtù e conoscenza, l'Ulisse tennisiano non viene però travolto dal turbo, ma come rileva anche Cavafis, prosegue il suo viaggio verso un destino ignoto, secondo un atteggiamento squisitamente romantico. Cavafis fonda le sue osservazioni su due modi di trattare una materia consacrata all'alta poesia omerica, nella consapevolezza che, cito Cavafis, ripartire da dove Omero ha deciso di mettere il punto è un'impresa davvero difficile e rischiosa per chiunque, ma è nelle imprese difficili e rischiose che i grandi artisti riescono. Credo che infatti dai passi che ho citato e riassunto, per quanto imbruttiti dalla mia traduzione, dice Cavafis, e dalla mia sintesi,
il lettore converrà che la fantasia di Dante ha creato un'immagine tutt'altro che indegna del poeta sovrano. Non è trascurabile il rilievo dell'Alessandrino circa il diverso esito nel tracciare il profilo di Ulisse da parte dei due poeti a confronto. Più umano e debole l'eroe di Tennyson, più eroico e determinato quello di Dante. Per questo il protagonista di Tennyson appare intento a ripartire da Itaca per sottrarsi al senso di oppressione, allo spleen che la sua angusta patria gli procura, per assecondare il desiderio di rimettersi in gioco attraverso nuove esperienze e la scoperta di nuovi orizzonti. I will drink life to the lees, berrò la vita fino alla feccia, dice Tennyson. Ulisse rappresenterebbe così uno spirito romantico che, in parte spinto da quello che in Dante si riassume nel celebre epifonema di sapore aristotelico, rivolto da Ulisse ai suoi vecchi compagni di viaggio, e che ha citato prima anche il dottor Terzi, fatti non foste a vivere come bruti, ma per seguire virtù e conoscenza. Il terrore che il resto della sua vita potesse trascorrere immutato ed eternamente uguale lo perseguita a tal punto da invogliare i suoi compagni, stanchi e vecchi anch'essi, a compiere ancora una qualche opera degna di valore. Dal confronto tra i due poeti, Cavafis preferisce indubbiamente la soluzione creativa di Dante, al quale attribuisce un carattere velatamente autobiografico, che passerebbe inosservato se non si desse peso al participio «phtonisas tin isichian», invidiando Dante la tranquillità, con cui si apre il paragrafo, rispetto alla piatta poesia di Tennyson. Piatta è un giudizio di Eliot. Tuttavia trova, diremmo suo malgrado, le consonanze più profonde con Cavafis. Cavafis riconosce nell'Ulisse di Tennyson la radice della noia, della chiusura claustrofobica, dello spleen depressivo che scatena la smania di fuga che tanto bene avrebbero espresso i poeti decadenti, a cominciare da Baudelaire. E in parte lo stesso Cavafis, come fa nelle poesie di Mura, La città, tra le più conosciute. Perché che riguarda le risultanze stilistiche nelle traduzioni di Cavafis dei brani di Dante, va rilevato che sostanzialmente Cavafis non ha commesso violazioni semantiche di qualche sorta, né è andato incontro a fraintendimenti, limitandosi a una inespressiva fedeltà che ha livellato, nonostante la sua elegante catarevusa, le citazioni in italiano, insomma. Un'ultima questione riguarda il testo della commedia di cui potrebbe essersi servito Cavafis per le citazioni in italiano. L'unico elemento espressivo che ho trovato, insomma, che ha carattere discriminante, è il sostantivo ale nella citazione di Inferno 26 e volta nostra poppa nel mattino dei remmi facemmo ale al folle volo. Che è presente ale e non ali, è presente solo in una ristampa del 1837 del testo della commedia curato per le edizioni dell'Accademia della Crusca. È l'unico elemento che ci può dire che Cavafis abbia letto questa opera e non quelle comunemente conosciute. Ora, le rivisitazioni dell'Ulisse di Dante e di Tennyson saranno anche le principali, se non probabilmente le uniche, che attireranno in modo particolare l'attenzione di Nikos Kazantzakis, il quale nella sua Odissea svilupperà il tema del viaggio dell'eroe, come è noto, in ben 33.333 decaeftasillabi. A fronte dei 90 endecasillabi di Dante e dei 70 di Tennyson. Il motivo epico che avrà maggiormente attratto lo scrittore cretese consiste nel dominante pathos di libertà del suo eroe, come ebbe anche a rilevare Stanford nel suo studio sulla fortuna del tema di Ulisse. L'epopea kazantzakiana si fonda la sua ragione di essere nell'indagine del senso della libertà umana.
Il rapporto più stretto con Dante si realizza in Kazantzakis, come è possibile desumere, in un orizzonte che è contemporaneamente esterno e passivo, cioè metafrastico recettivo, e in uno che è interno e dinamico o mimetico propositivo, indicando nel primo caso il suo immenso lavoro di traduzione della commedia, che rimane per impeto e per dignità d'arte il monumento più ragguardevole dedicato a Dante della Grecia odierna, questo è il giudizio di Vitti. E nel secondo la composizione poetica originale dal titolo emblematico Terzine. In questa sede, trascurando tutte le altre pur presenti allusioni di Dante nel romanzo Zorba oppure nello scritto filosofico Aschitichi, mi soffermo soltanto su un canto delle Terzines, quello dedicato a Dante. Questi canti che lui ha elaborato, tutti a Egina, tranne quelli di Dante e a Il Greco, scritti a Madrid e a Parigi rispettivamente, fra il novembre del 1932 e il luglio del 1937, avevano in origine una sistemazione diversa. Nell'edizione principale Dante aveva il primo posto. Di grande valore per le implicazioni che compendiano il pensiero di Kazantzakis e inoltre la dedica formulata in apertura. Dice: «Questi versi sono dedicati alle due più alte parole che l'orgoglio e il valore dell'uomo abbiano mai coniato fino ad oggi, desperado, nada». Ogni figura implicata nei titoli di ciascun canto riveste un ruolo determinante nella costruzione della coscienza personale dell'uomo Kazantzakis. Dante è il poeta che gli ha donato il sangue e lo spirito attraverso l'ostia della Divina Commedia. Il Greco, Santa Teresa, Don Chisciotte incarnano la recente esperienza in Spagna. Lenin personifica la resurrezione cruenta della Russia. Negli altri canti si cristallizzano ansie e fervori di anni passati, Maometto, Nietzsche, Buddha, Mosè, gli iniziatori, Psicharis che sensibilizza la passione per la lingua greca moderna. Questo è il commento che fa il biografo Prevelakis di Kazantzakis, amico e biografo. Le terzine dedicate a Dante assumono la facies di un tributo metaletterario ancora più specifico se consideriamo che esse danno l'abbrivio ritmico e metrico a tutta l'opera. Lui scrive terzine, scrive proprio in terzine con le rime rinterzate come ha fatto Dante, per ogni sua figura prediletta, ripeto, Mosè, Dante, Shakespeare, Santa Teresa e così via. Tutto insomma riconduce a Dante e la forza di sintesi connaturata dal ritmo triadico, come è concepito da Kazantzakis, è senza dubbio un fattore psicologicamente determinante anche in questa opera singolare. Il personaggio di Dante, ideato da Kazantzakis, è presente nella veste di esule, di pellegrino che entra mesto e silenzioso, ma certo del suo trionfo nella città che concluderà il viaggio della sua vita, a Ravenna. Cito qualche verso in traduzione dalla terzina. «Anime grezze che vi intendete d'amore e fate sbocciare come rosa il fuoco dell'intelletto, ammirate il nostro condottiero mentre passa piegato nello stelo arso dal sole, nella calda pioggerellina autunnale pallido entra a Ravenna lentamente». Tra i motivi portanti di questo canto se ne individuano almeno tre: il riscatto trionfante e vindice di Dante sui detestati fiorentini e sui suoi nemici in genere, condannati inesorabilmente alle pene infernali, la gloria della lingua e il ritorno a Beatrice. Alte e crude sonorità, aspre rime richiamano i seguenti versi. Due rossi cherubini, il sì e il no, gli stavano accanto a sinistra e a destra come segugi, muti della morte cacciatrice. Le sue viscere si aprono come tombe e dal profondo si levò una voce fioca. Che io non muoia, Dio mio, prima di aver gettato nella pece e nello zolfo i miei nemici.
Dio non potrà mai cancellare ciò che la mente ha scritto. Vendetta, maledizione, riscatto e ira. Un sacco di larve il cuore smuoveva e come una vipera la sua esile anima sibilava. A uno tutti i suoi nemici cuocevano nei 9 bollitori di pece liquida della mente e tutte le sue nere viscere latravano a pusillanimi, fraudolenti, falsari, accidiosi, avari, lussuriosi, ruffiani, a preti arroganti, sodomiti. A capochino, silenzioso, nella sua fiamma ardente, li girava, li arrostiva lentamente come granchi. Le sue narici emanavano un fumo denso che l'inferno esitava a trovarne di nuovo. Altri versi fanno riferimento alle conquiste del linguaggio dantesco, dalla coniazione della lingua volgare che il poeta ha elevato a dignità artistica. La fresca parlata e la lingua ricca che echeggia nelle sue viscere e che rallegra come dalla chioccia isolata del popolo la parola, un cigno ancora in plume si getta nelle acque tranquille eppure del verso. E ovviamente, come un imposto tributo autoreferenziale, Kazantzakis non poteva tacere la fortunata forgia del verso dantesco, quelle rime incatenate e rinterzate che risuonavano in modo ossessivo come colonne portanti nella mente del poeta cretese. Cito, rime incatenate, seguendo norme rigorose, a tre si assemblavano strette come pietre, i pensieri, fedeli alla mente costruttrice, erigevano colonne di ferro, e voci armoniose nel buio, da legislatrici, gestiscono il proprio compito. Un alto edificio nella notte umida faceva scintillare bagnato il giusto canto. E infine l'arrivo di Beatrice, corona e placa l'animo stizzito di Dante, accogliendo cordialmente con il suo consueto sorriso materno l'amato pellegrino. La rosa segreta si apre nella mente, risplende tutta la morte oscura. Una voce soave gli avvolgeva le viscere e con segreta esultanza e orrore vede con una luce come frusta le bestie sacre, colpendole come una vittoria sofferta, mentre Beatrice, dagli occhi grandi e austera, tutta strali, scende su di lui in un colore sacro. Il cielo, una miriade di rose, e gli angeli vendemmiano, operosi come api, il miele dell'oscura immortalità. Quindi il coronamento dell'esperienza mistica del fiero atleta non poteva mancare una commossa immagine in cui la morte fisica è assistita dalla luce del firmamento. Coerentemente con gli stilemi danteschi, anche Kazantzakis chiude il proprio canto con la parola stelle, asteria, simbolo sacro al poeta fiorentino a cui vuole suggellare il proprio ricongiungimento con Dio. Anigi nichta agalia tu astromandi smixan stavro tu agrio atliti tacheria che i pasarites vican pia tondanti necro ta prota os prova l'asteria. La notte svela dolcemente il cielo stellato, le mani dell'atleta crudele si misero concerte e i mercanti trovarono Dante ormai morto mentre facevano capolino le prime stelle. Grazie. Ringraziamo il professor Luciani per questa sua dotta relazione. Faccio le parole. Mia anachinosi, cioè un avvertimento, una avvertenza. Alla fine della giornata, sto telos, ci sarà, dopo l'intervento del professor Garantudis, ci sarà un dibattito. Quindi chi vorrà potrà intervenire. Ora, i dottor Vula Vassiliadi, υπεύθυνοι του αρχείου Kazantzakis στο μουσείο και ίδρυμα Νίκο Kazantzakis της Κρήτης, δεν μπορεί να είναι παρούσα. Λόγω προκορημένης εγκυμοσύνης. Την ομιλία της θα διαβάσει η κυρία Κρίσα Δαμινάκη, cioè la dottoressa Vula Vassiliadi non può venire perché è in avanzato stato di gravidanza. Ha mandato però la lettura.
il suo intervento e lo leggerà la professoressa Crisa Damianacchi, che ha organizzato questo convegno, la lettura, la giornata di oggi. Prego. Benvenuto. Grazie Dante. Evcaristo Poli, grazie. Elenica Sanzakis, fedele compagna e compagna di viaggio dello scrittore, nel descrivere il suo aspetto, dice, elegante di natura, con delle dita sottili, unghie da ammirare da ogni donna dell'aristocrazia, un grande agnello di Minosse e una cinghia vecchia d'argento e sempre in mano un paio di guanti bianchi, il piccolo Dante, compagno di viaggio, verso la fine di vita ha messo in disparte guanti e agnello. Dante però l'accompagnò fino all'ultimo momento. Questo Dante, la pubblicazione della commedia da Milano da Ulrico Hoepli, introduzione e commenti di Raffaello Fornaciari, probabilmente Casanzakis ebbe la prima pubblicazione del 1903. Per utilizzo in letture pubbliche in scuole, Casanzakis aveva sempre come se fosse un Vangelo piccolo, costituisce uno dei reperti più importanti della mostra permanente della Fondazione nonché Museo Nikos Casanzakis. Questa piccola pubblicazione legata in cuoio costituisce uno dei reperti più importanti dei oggetti personali. Piccolo libricino con ritratto di Dante in oro sulla copertina costituisce un testimone del strettissimo rapporto che lega Casanzakis col sommo poeta di Firenze, dato che Dante fu una delle sue passioni di lettura. Una passeggiata sulle collezioni del museo mette in risalto altri documenti importanti che mettono luce sul rapporto con Dante, in particolare la traduzione della Divina Commedia. La collezione dei libri della Fondazione ne contiene prime e rare pubblicazioni delle opere di Casanzakis, traduzioni, studi. In questa collezione troveremo copie della rivista Kyklos, in cui pubblicò per la prima volta canti tradotti della Divina Commedia, due copie della prima versione in un unico volume del 1934 dalle edizioni Kyklos, nonché tre copie dell'edizione del 54-55 dalla casa editrice Difros. Una questione importante sulla traduzione di Dante da Casanzakis, che potrebbe seguire tra i documenti del museo, è l'attrito, lo scontro immerso tra lui stesso e il suo amico Lefteris Alexiou in occasione della traduzione dei canti pubblicata da Casanzakis presso la rivista Kyklos. In particolare importanza è la risposta di Casanzakis alla critica di Alexiou nel giugno del 1937 sulla rivista Castro, cioè una rivista di Eraclio. La risposta mette luce in più largo modo il rapporto di Casanzakis sulla procedura di traduzione e i suoi pareri sulla lingua. Scrive Casanzakis, è un gioco sanguinoso, è la vita dell'uomo, ho giocato per un attimo adattando in una penna greca il canto del nostro antenato Severo. Si rivolge ad Alexiou: non dare tanta importanza a ciò che gioco, scrivo, sto giocando, l'unico appagamento mio orribile è questa, gioco e sono pieno di sangue. Presso l'archivio del museo si potrebbe trovare anche copie della rivista Tocastro di Lefteris Alexiou, il quale lui stesso pubblicò sin dalla prima copia del 34 dei canti tradotti della Divina Commedia in traduzione sua. Come osserva Chrysos, che sta esaminando in modo peculiare l'amicizia dei due uomini, Casanzakis e Alexiou, Casanzakis, solo nel vedere l'annuncio della pubblicazione si irrita, scrivendo a Prevelakis: rammarico tutto ciò con Lefteris, questa
forza di potere di Dante è veramente triste. L'archivio di stampa costituisce una delle collezioni più ricche del museo, che spesso potrebbe essere fonte di informazioni illuminanti. Alcune pubblicazioni si potrebbero trovare in questo, come per esempio una pubblicazione sul giornale Al-Ayn, 11 gennaio 1963, intitolato «È proibita la lettura di Dante perché è stata definita come un commediografo e nonché è tradotta da Kazantzakis», a cui si fa riferimento che la direzione del penitenziario ha proibito ad un detenuto, per una violazione ideologica, leggere la Divina Commedia tradotta da Kazantzakis, con la giustificazione che da una parte Kazantzakis in general modo è proibito, e nella risposta di lui stesso, ma qui Kazantzakis sta traducendo semplicemente dall'italiano, non leggo Kazantzakis ma Dante, ha ricevuto la risposta: lei non può leggere perché si sono proibite in generale modo le commedie in carcere. Una delle collezioni più importanti e più grandi del museo, che mette in risalto la rete ricca dei contatti di Kazantzakis, è l'archivio epistolare. Lo studio sistematico di questo materiale potrebbe dar luce a tanti aspetti noti e sconosciuti della sua opera, nonché particolarità che riguardano degli eventi particolari. Ricercando del materiale sono state riscontrate 30 missive, la stragrande maggioranza dei quali hanno a che fare con la traduzione della Divina Commedia, provengono dagli anni 30, 40 e 50. Il proprio studio mette in risalto in maniera veramente eclatante il livello in cui ogni volta lottava per pubblicare i suoi libri, ma anche metteva in atto la rete dei suoi contatti per promuovere il suo proprio lavoro. Si sa che Kazantzakis ha intrapreso la traduzione della Divina Commedia durante l'estate del 1932. Tra ottobre e novembre dello stesso anno scrisse in verso endecasillabo anche canto intitolato Dante, il primo tra le 22 tercine, 22 guardie della sua Odissea, mentre la prima edizione della traduzione è stata nel 1934 dalle case editrici Ciclos. Sin dagli anni 30 si sono salvate circa 10 lettere in cui si parla della pubblicazione della traduzione. Il più hanno come destinatario Vangelis Prevelakis, compagno fedele di Kazantzakis. Alcune tra di quelle hanno a che fare con l'avvio e l'inizio della traduzione della Divina Commedia. Dopodiché fa riferimento a molte lettere che hanno a che fare con la commedia, nonché alla pubblicazione della sua opera. E passo adesso in un altro quadro. Quattro lettere dal 34 mettono luce sulla procedura della traduzione verso la pubblicazione, tre da cui con Prevelakis e Kazantzakis dal gennaio a marzo del dicembre mettono di nuovo in risalto non solo il ruolo importante da consulente di Prevelakis, ma anche il ruolo importante tra Kazantzakis, il suo proprio ruolo, cioè quello di Prevelakis tra Kazantzakis e i suoi editori. Nella missiva dell'11 gennaio Prevelakis lo ringrazia per canto Dantis che gli aveva mangiato. Scrive Prevelakis: per il canto di Dante nutro un grande ammirazione, mi ha fatto un grande regalo avendomi mandato, non lo scorderò mai, è un sublime come Dante. C'è da ammirare come avete potuto assimilare, farne sua tutta la grande sua anima. Non parlo del modo suo, perché visto che avete fatto della sua anima, anima sua, altro modo non c'era per voi per potervi esprimere. Tutto
mondo è indescrivibilmente bello. È una fatica e alla fine, con il quesito inevitabile, le stelle, mi fa rabbrividire per questa completa unione, fusione. Che gioia trovare in questo modo il suo guru, l'unico che esiste e che ci sta attendendo. Domenica prossima aspetto Lefteris, mi ha telefonato che mi farà la sua prima visita e sono impaziente per potergli leggere il canto, l'ho imparato a memoria e mi arde perché non ho nessun altro. Il 21 marzo Prevelakis scrive Kazantzakis da Egina che ha appresso Dante e che lo leggerà con la stessa attenzione con cui ha letto l'Odissea, intendendo che leggerà la traduzione su eventuali commenti e osservazioni prima della pubblicazione. Fino alla vigilia di Natale Prevelakis scrive che ha mandato un inserto per Dante di essere pubblicata su Kyklos, non avendo ancora ricevuto risposta, si giustifica di questo. Inoltre gli invia tratti dall'inizio della traduzione dell'Inferno di Lorenzo Mavilis, esprimendo la sua impazienza nel vedere Dante pubblicato. In una lettera del 28 aprile della direzione della rivista Cyclus Apostolos Melagrinos, Kazantzakis sottolinea in maniera enfatica che vanno fatte correzioni sulla traduzione delle poemi di Jimenez da aggiungere. Stesso dicasi anche su tutti e tre i canti di Dante, hanno molti errori madornali, a volte ne mancano due o tre sillabe dal verso ed è una vergogna, almeno le cose più importanti correggile. Il mio canto è di Dante, se lo pubblichi me lo mandi tempestivamente per apportare le correzioni. Kazantzakis fa riferimento ai primi tre canti dell'Inferno pubblicati alla fine del 32 sulla rivista Cyclos, mentre la tercina Dante pubblicata nel giugno dell'anno a venire. Riguardo alla pubblicazione di tratti della traduzione presso la rivista Nuova Epiteolis, Nuova Rivista, in particolare modo è importante la lettera di Kazantzakis verso Curmusius, direttore della rivista, datata il 25 novembre 1933. Per la nuova Epitheolisi ho riletto tutto Dante per trovare un canto che vada di, bene per una rivista comunista. Certamente non ne ho trovato nessuno. E i ricchi che non sono affatto dannati nell'oltre tomba, perché allora la ricchezza non era un furto considerato, ma come avevo promesso, che avete avuto la gentilezza di inviarmi, pubblicate già la pubblicazione. Una cosa si può fare, che venga pubblicato il 30° canto del Purgatorio, dove si incontra Dante e Beatrice, è pieno di poetica e di dolcezza, ma non contiene nessun tratto marxistico. La pubblicazione della traduzione in toto completata nel 34 dalla casa editrice Kyklos. Questa traduzione ha presentato presso l'Accademia di Atene il 23 dicembre 1934, senza però essere premiato alla fine. Kazantzakis continua ad elaborare e a lavorare sulla traduzione per i 20 anni ancora. Il 7 novembre del 41 scrive tra altro a Hormusius: ho preparato una nuova traduzione su Dante molto migliore. La grande importanza attribuita alla traduzione della Divina Commedia si intravede dal fatto anche che l'avevo presentata alla commissione del premio Nobel dell'Accademia Svedese. In una lettera verso Boilinos, in occasione della sua candidatura del Nobel, lo informa che gli manda la sua Odissea, nonché la traduzione della Divina Commedia, per essere depositata presso l'Accademia, scegliendone tra le opere più importanti fino a quel momento. Negli anni 54-55 ha pubblicato con delle correzioni la seconda edizione della traduzione in tre volumetti dalla casa editrice Vifros. In breve passiamo
Come già noto, la seconda edizione della traduzione con una dedica ad Angelos Sikiganos, dopodiché si parlano delle lettere di Kazantzakis e passiamo alle lettere di Eleni Kazantzaki. Vale la pena di soffermarci su due missive che ha scambiato Eleni Kazantzakis col direttore del museo Dante a Firenze, Bruno Bearzi. Tra quelle ci informiamo che lei stessa ha inviato la traduzione della Divina Commedia al museo nel 1965 ed è interessante che all'inizio della missiva scritta in lingua francese Eleni esprime la sua gratitudine a Emmanuel Castaglis, amico e collaboratore del suo marito, per la pubblicazione dei suoi libri. In questa missiva di accompagnamento Eleni presenta la traduzione come un monumento della lingua moderna greca. Infine, senza un indizio su destinatario emittente, con un timbro Biblioteca Emilio Scormusius su una cartella epistolare del museo, si salva un manoscritto con pochi versi scritti da Kazantzakis stesso della traduzione di Giorgios Souffres presso la rivista Ilissia, con il commento tra parentesi: Souffres ha tradotto solo i primi 9 canti dell'inferno. Si è travisto che l'archivio epistolare del museo va a coprire un largo ampio di fascia di tempo, come anche argomenti, e quindi la ricerca è sempre importante. La collezione più importante è quella con gli autografi dello scrittore stesso, manoscritti o battuti a macchina che il museo Kazantzakis ha potuto avere tra i vari reperti grazie agli sforzi di Giorgos Lemoyannis, ma soprattutto la fiducia di Eleni Kazantzakis. In questa collezione ce ne sono molti cataloghi scritti a mano o battuti a macchina delle opere dello scrittore, ma anche note autobiografiche che comprendono anche l'intera sua ergografia. Questi cataloghi con tutte le opere dello scrittore presentano particolare interesse. Non sono ancora datati, la lingua è greca, francese o inglese ed apportano correzioni, note, cancellazioni, nonché aggiunte. Sicuramente però vanno ubicate cronicamente dopo il 1140, in particolare tra il 46 e dopo, quando Kazantzakis stesso vive oramai all'estero e cerca di promuovere la sua opera dall'estero, o in altri casi durante gli anni 50, quando veramente sta progettando la pubblicazione delle intere sue opere in Grecia. Nella collezione degli autografi, in particolare posto hanno i diari notiziari di Kazantzakis. Questi notiziari inediti, quasi in toto, costituiscono una fonte di inestimabile valore che descrive la riflessione di Kazantzakis, tra le altre note sparse qua e là, basate sulle sue letture, riflessioni da viaggi o le registrazioni che lui fa, sogni, persone, eventi, fatti, si può riscontrare molti riferimenti a Dante, uno dei suoi guidatori della sua vita. Altronde sarebbe veramente un paradossale non confermare che nelle sue note ciò che si documenta ad altri documenti, che Dante e la Commedia Divina accompagnarono Kazantzakis sin da presto e fino alla fine della sua vita. Nell'ambito di questa relazione vale la pena di presentare alcuni esempi veramente da questi riferimenti. Spesse volte tra le altre note si riscontrano versi di Dante che parlano con l'argomento o quello del contesto che si deve trattare. Così, in un notiziario da studente, dal periodo che frequenta la filosofia a Parigi,
e le sue note sono datate tra gli anni 1907 e 1912, a cui sta accoppiato soprattutto da saggi filosofici, troviamo il primo suo riferimento scritto su Dante, lì tra brani di Bergson, di Hegel, di Spinoza e di Descartes e altri, sottolinea il verso filosofia e un amoroso uso di sapienza dall'opera di Dante, Convivio, insieme al riferimento bibliografico, Convivio, libro terzo, cioè cartella 13. Inoltre, spesse volte si riscontra il verso noto, il miglior fabbro del parlar materno, che Nikos Kazantzakis ha usato nella sua dedica in memoria di Angelos Sikelianos, nella seconda edizione della traduzione, nonché riferimenti al trovaduro Arno Daniel. I suoi notiziari dagli anni 1914-15 costituiscono gli unici diari salvati presso il Museo Kazantzakis e, come sembra, sono i più vecchi. Questi diari in cui viene rappresentato il pellegrinaggio di Kazantzakis congiunto con Sikelianos al Monte Santo e dopo il lungo viaggio ad Atene, Eleusina, Tebe, Delfi, Grande Caverna, Corinto, Micene, Sparta, Olimpia, nonché altrove, sono piene di riferimenti a Dante. D'altronde Kazantzakis ha dichiarato che questo pellegrinaggio aveva presso la Commedia Divina questo suo piccolo Vangelo e dice: primo maggio 1915, i miei grandi tre maestri, Omero, Dante, Bergson. Nel suo diario del 1914 è in maniera particolare rilevante il modo in cui lo scrittore esprime il desiderio di creare una grandiosa opera. E spesse volte, oltre ai riferimenti alla lettura di versi della Divina Commedia, Kazantzakis ne fa uso dell'esempio della composizione propria, visionando la sua propria creazione. Queste note sono spesso molto fitte e spesso si richiede una decodificazione delle stesse per essere comprese. Scrive Kazantzakis: endecasillabi con rime su sei versi, che diventi Dionisos e Cristo e religione come Dante, inferno, paradiso, purgatorio. E ancora sotto, anziché scrivere Dionisos, Christos e religione, scrivo solo culto, quasi come fosse Dioniso, ma vivere Dioniso e Cristo, anima antica bizantina della razza greca, e insegnare una nuova religione, come le parole di Buddha. Va scritto in modo plastico la nuova religione con allievi, esercitazioni, passioni, crocifissione e immortalità, come se fosse una messa, come se fosse Dante. A questo punto una nota a mo' di ricordo sull'opera di Dante Vita Nuova, su cui aveva notato altrove, secondo la riguardo la Volgare, al capitolo 25 della Vita Nuova, dice, scrive Kazantzakis intendendo Dante, in volgare solo di amore si può scrivere e poesie al fine di essere intese e capite da donne. Sul Convivio dice che la lingua latina è quella più gentile perché costante e incorrotta, mentre la volgare è instabile, esprime concetti che è impossibile esprimere la volgare, cioè la lingua parlata. Nel diario del 1915, dove va registrato il pellegrinaggio congiunto sulle fonti della tradizione greco antica, Dante è sempre presente. Così all'inizio di questa lunga camminata segna 8 gennaio, leggo Dante, grande esempio, ciò che riguarda idee della sua epoca, teologia, astronomia, scienza.
ogni cosa secolare preso dalla natura, la passione, espresso in maniera semplicissima, il sentimento profondo e semplice. Vale la pena sottolineare, consiste sull'esempio di Dante, sulla composizione che sta preparando febbraio 12 marzo. Sto studiando Dante, le sue ambizioni mi turbano e mi suscitano. Dionisos va scritto in tecatrisilabo, con la stessa rima intrecciata dantesca, opera piena di tesori linguistici, concetti veramente frappè. Le passioni di Dante, astronomia, teologia, manierismo, definizione dell'ora, che mi vengano a insegnare, che mi diventino insegnamenti. Nel tempo dedicato alla relazione vale la pena di fare un ultimo riferimento. In uno dei suoi notiziari più lunghi, datati tra il 1922 e verso la fine degli anni 30, tra l'altro sta scrivendo idee su opere che intende scrivere, si riscontra una scrittura su un'opera intitolata Dante. Le note occupano due pagine e sembra costituiscano una bozza della terzina su Dante. E lì, per l'inizio dell'opera, scrive: giorno ultimo Dante, 14 settembre, giorno in cui morì Dante, sera, Ravenna, campane, sole ardente, in tramonto, come Dante. Mentre, è interessante l'ultima nota sua, che finisca con il vocabolo, la parola stelle. Ci sono altre conclusioni che potrebbero essere trovati dallo sforzo di decodificazione delle sue note, come per esempio che aveva l'intenzione di comporre due canti, col primo di trattare la morte e il secondo la resurrezione di Dante. Avviandomi alla fine di questa relazione, è doveroso dire che è stata fatta una presentazione dei documenti e reperti più importanti salvati presso il Museo Casangiacchis e che riguardano il suo rapporto col poeta fiorentino. È una passeggiata breve nel contenuto, l'analisi più profonda, l'interpretazione verrà completata nel testo che sarà pubblicato nel congresso. Vi ringrazio della vostra cortese attenzione. Oggi, in occasione del convegno dedicato all'influenza dell'opera di Dante sulla letteratura neogreca, ci troviamo di fronte a due scrittori nazionali, Kazantzakis e Prevelakis, la cui opera è sia una testimonianza ontologica che riguarda l'uomo in generale, sia un elemento rappresentativo della loro etica letteraria, appunto, perché hanno esplorato la realtà interiore dell'uomo. Il criterio principale della loro opera è la luce che illumina l'anima dell'uomo quando si occupa di letteratura e di parola. Per i due autori le parole sono segreti, sigillati, nascosti, che soltanto il lettore iniziato e colto è in grado di decifrare. Inoltre ritenevano, e qui citerò le parole di Prevelakis, che la ragion d'essere del letterato è quella di mettere il più possibile parole nell'anima del lettore. Ma queste, che sono le caratteristiche principali della loro opera, a cui occorre aggiungere la ricerca dell'assoluto e la tendenza mistica al superamento dei limiti dell'uomo, lascio intravedere le pietre miliari del loro percorso artistico, che li colloca entrambi lungo la linea dei grandi pensatori letterati del passato, in particolare di Dante Alighieri. È un fatto che l'opera di Dante abbia posto un sigillo sull'opera di questi due autori. Numerose testimonianze, documenti, come per esempio quelli conservati nell'archivio del Museo Kazantzakis e che ci sono stati presentati dalla dottoressa Paraskevi Vasiliadi nella sua relazione,
E altrettanti documenti li ritroviamo nelle 400 lettere di Kazantzakis e Prevelakis. E questa documentazione rivela la notevole influenza esercitata dal sommo poeta della letteratura italiana, soprattutto con la Divina Commedia. Sia Kazantzakis che Prevelakis trovano nella Divina Commedia la grande sorgente della loro ispirazione poetica, sorgente che utilizzeranno e valorizzeranno tuttavia in modo diverso. Il grandioso spirito di Kazantzakis sarà ispirato soprattutto dal mito dantesco di Ulisse, che non è l'Ulisse nostalgico di Omero, ma l'eroe ambizioso che cerca di superare i limiti dell'audacia umana, le colonne di Ercole, per confrontarsi con i demoni del suo tempo e acquisire virtù e conoscenza. Secondo Dante, le conoscenze teologiche e scientifiche serviranno a gettare luce nell'anima di Ulisse, ma in realtà nell'anima di tutti coloro che lottano per le proprie idee, formandone l'ethos, l'etica e la morale, e conducendolo alla conquista della virtù. Saranno le virtù a renderlo capace di concepire l'essenza delle cose e di ampliarne la consapevolezza. L'Ulisse dantesco sarà recepito da Kazantzakis, ma il concetto della alta virtù, che viene conquistata secondo la metodologia di Eschilo, sbagliandosi impara, sarà trasformata dal poeta cretese in rivolta, essendo dominato dal desiderio di descrivere la sua odissea spirituale. E quindi il logos intimo diventerà l'evoluzione psichica di quest'uomo solitario che da solo, ma pieno dei demoni del suo tempo, desidererà dare, secondo le parole di Kazantzakis, una forma moderna alle passioni eterne di Dio e dell'essere umano, in realtà alle sue passioni. L'Odissea 1927-1938 svela quindi la lotta dell'epica moderna e definisce la sua visione del mondo, quale teatro delle lotte dell'Ulisse centrifugo, ovvero il mondo intero, condensando così il problema esistenziale di un'anima ardente. A differenza di Kazantzakis, Prevelakis sarà guidato verso Dante, guidato in base alla convinzione che l'arte abbia una missione educativa, l'arte quale mezzo di concepire la portata e la sacralità della vita. Riconoscerà a Dantis, come scrive lui stesso, lo zelo apostolico di trasmettere ai suoi contemporanei, in una lingua divulgata, volgare, l'educazione filosofica e teologica conquistata e diventare preceptor Italiae, ovvero educatore del suo popolo. Ed è questo l'obiettivo che viene posto quale criterio della sua creazione, e Prevelakis stesso, essendosi reso conto sin dall'inizio che appunto è uno scrittore che si rivolge ad un popolo storico, molto di più, e quindi guidato da un attaccamento alle sue radici, anzi al rinascimento cretese e all'umanesimo che aveva studiato in modo approfondito e considerava quale regolatore interno dell'uomo colto, Prevelakis trae forza dall'esperienza spirituale di Dante. Il che emerge con enfasi nell'ultima opera sua, ovvero la poesia di ampio respiro Neos Erotocritus, Nuovo Erotocrito del 1985, e in particolare nei canti Tocratos tu Zofu, lo status delle tenebre, in Nichtes ton Vasanon, le notti dei tormenti, e Ho Ponos ton Athon, il dolore degli innocenti, con la discesa nell'Ade
del protagonista Rotocrito c'è la sua partecipazione alle passioni delle anime. Il carattere di Rotocrito che si svelerà attraverso le confessioni del poeta nei 9 canti del poema attrae tutti quelli che cercano di mantenere nella propria vita una prontezza spirituale, cercando di elevarla oltre l'usura degli interessi, ma soprattutto delle passioni malvagie. E Logos qua, proprio come nella Divina Commedia, è un Logos morale, puro, riguarda la schiavitù e la libertà dello spirito. E l'idea centrale è proprio la meditazione cristologica di un eroe la cui coscienza è stata sempre stata dominata, proprio come quella di Dante, dallo spirito della sua terra. Considerando questi pochi parametri, uno può sospettare, identificare la differenza della ricezione di Dante da parte dei due scrittori cretesi. Tuttavia è importante porre l'enfasi sul fatto che molti dei ragionamenti sul sacro, sulla libertà morale, sulla vita, sulle passioni malvagie, sui desideri della carne, dello spirito, la catarsi, l'amore, la morte, anche il subconscio sviluppati da Kazantzakis nei 33.333 versi giambici decaettasillabi dell'Odissea e Prevellakis nei 4.670 decapentasillabi in rima del nuovo Erotocrito risultano proprio dalla Divina Commedia. Nel grandioso poema i due scrittori, i due poeti cretesi ammirano non solo la fede che gerarchizza il mondo, lo stile poetico marcato del poeta, il senso rigoroso della metrica, la disciplina nell'espressione, ma soprattutto anche la struttura solida dell'opera. Il diagramma interno che comprende nella traduzione della Divina Commedia Kazantzakis scrive: il corpo visibile dato da Dante alla sua visione è un corpo studiato con precisione matematica, ove l'immaginazione è rigorosamente soggetta alla mente disciplinata del creatore. Prevellakis fa un passo ulteriore rispetto al suo vecchio Kazantzakis, confessando all'inizio del nuovo Erotocrito, primo canto, che è stato Dante proprio a dargli la nomina da poeta, e scrive: «Chiena scrittis agiella stos pnoimu hifisixi, pitis, pumitra papiki, che stemma ich epofisi». Analizzando questa strofa diremmo che il secondo verso si identifica con Dante, mentre il primo lascia intendere proprio lo stile poetico di Dante e l'ispirazione tratta dalla sua opera. Lo stile è lo stile tragico, secondo il concetto e il contenuto datogli da Dante, che ha chiamato tragico lo stile della poesia che tratta i nobili pensieri e i valori spirituali e morali. Infatti, nel primo canto dell'Inferno, Dante, dopo che ha incontrato Virgilio, che lui chiama maestro, autore, saggio, gli confessa che sempre studiava la sua poesia per elaborare, per forgiare lo bello stile che mi ha fatto onore. Il termine si riscontra in De Vulgari Eloquentia 1303-1305, ove il poeta fa la distinzione tra lo stile tragico o illustre, lo stile comico o mediocre e lo stile elegiaco o umile, esaltando il
il primo, ovvero quello tragico, perché solo in quello, a suo parere, si possono trasferire le idee sul divino, sul sacro, incarnare le elevazioni divine e lodare le virtù umane. Ed è questo stile che utilizzerà Dante nella Divina Commedia, imitando, come dice, il saggio Virgilio. La sua creazione sarà un frutto di impareggiabile maestria e arte per quanto riguarda la metrica, il ritmo e la lingua che il poeta forgerà con largo sudore in uno sforzo di creare la lingua volgare italiana. E lui, il giudice che Prevelakis chiama Agelastos, ovvero cupo, serio, a causa del suo stile rigoroso e delle sue idee profonde, nonché dei suoi concetti teologici. Per quanto riguarda invece l'identità politica del sommo poeta, essa risulta dal secondo verso di Prevelakis, dove si sottintendono le convinzioni politiche di Dante. Come sappiamo, Dante era andato in esilio volontario a causa del disaccordo non solo con i suoi nemici ghibellini, ma anche i suoi compagni guelfi, e quindi l'esilio diventerà un luogo di tormento, crocifissione e resurrezione. L'influsso educativo esercitato da Dante sullo spirito di Prevelakis è visibile anche dai frontespizi del nuovo Eudoxus. Infatti, su una delle tre, prima della terza edizione dell'opera, 1985, possiamo leggere due tratti da una missiva di Dante al suo amico veronese Can Grande della Scala, presso la cui casa il poeta è stato ospitato dal 1313 al 1318. Questa missiva, la tredicesima missiva, redatta in latino tra il 1316 e il 1320, è fondamentale dal punto di vista storico e filologico, perché Dante, essendosi dedicato alla lotta suprema attraverso quest'ultima opera sua, spiega al suo amico, ma in pratica a qualsiasi lettore contemporaneo o futuro, la struttura e il contenuto dei primi due cantici della Divina Commedia, Inferno e Purgatorio, mentre allo stesso tempo confessa i propri ragionamenti con riferimento al carattere spirituale della terza cantica, il Paradiso, che intende dedicare a Can Grande. Dante aveva già iniziato a comporre il Paradiso più o meno il 1316 e sarebbe stata ultimata verso la fine della sua vita nel 1321. Il suo vissuto spirituale l'aveva preparato, proprio come Prevelakis, per l'opera che sarebbe stata determinante nella sua vita. Forniamo qua la traduzione delle frasi dantesche che costituiscono il frontespizio nella opera di Prevelakis, perché è indicativo della fede, della convinzione che aveva Prevelakis nel valore educativo di Dante, dell'arte, esattamente come l'aveva concepito Dante, ovvero quale mezzo di educazione, di redenzione, ma anche di piacere spirituale. E scrive: lo scopo generale dell'opera in toto, in parte, dice Dantis, è multivalente per cose del presente o del futuro. Tuttavia, lasciando da parte tutti i dettagli, uno potrebbe ritenere, dire, che l'obiettivo di tutta l'opera o di una parte di essa è quello di redimere tutti quelli che conducono una vita infelice e guidarli alla gioia, perché l'intera opera e ogni sua parte separatamente è stata scritta non per essere al servizio della teoria, bensì della pratica. Ed è questo l'augurio del poeta italiano
ai lettori esperti della sua opera, ovvero far loro riflettere le proprie responsabilità nei confronti di Dio, dell'uomo, dello Stato e mettere in pratica il vissuto poetico dello studio e della sua opera, essendo guidati dalle sue parole sagge. Inoltre, la poesia, la creazione poetica che diventi purgatoria per redimere l'anima del lettore da ogni impurità, donandogli esultanza e allegrezza spirituali, doti spirituali che permetteranno loro di penetrare attraverso il logos e i significati più alti al concetto universale e mistico della vita. La lingua chiave in queste frasi dantesche è opus, che in greco viene tradotto con praxi. È così che nella sezione i praxi, opus, nella quarto canto, Tocratos tu Sofo, lo stato delle tenebre, di nuovo Erotocrito, il poeta chiama i suoi lettori, che avverte come compagni di aggiungersi a lui nella lotta per una libertà morale e politica che riscatta ed eleva l'essere umano oltre l'usura. E quindi praxi qua è sinonimo di risveglio, al quale il poeta chiama, invita il popolo tradito, dato che la composizione del poema risale al 1971, quando questo paese, il suo paese, soffre sotto la giunta dei colonnelli, privato della libertà di espressione e di azione nazionale. E vi vorrei leggere un tratto da Neos Erotocritos, nuovo Erotocrito. O si agapisa me to fos, asicofumo mardi, spites poles an mazortun, fa fexitus cotardi. Γράφτε στα πάρθενο χαρτί, γράφτε στον άσπρο τοίχο το σικομό που ζωοποιεί την πέτρα και το στίχο. Αγέρα, πάρε να φυσάς, κάνε πως δεν με ξέρεις, τις κόρης που σκλαβώσανε το μύρο να μου φέρεις. Φύσα, στο λάκκο ρίξε τους της λευτεριάς αγέρα, ίσκιους που πάνε ζαρώνοντας όσο ανεβαίνει η μέρα. Ω δίκαι, κρίνε και φωτιά ρίξε στα νόσιο γένος, εσύ το ξέρεις αν λαός εκράζει προδομένος. Οι βέρσοι ριβέλανο και πρεβελάκης αβέβα κονσεπίτο, λέει, i valori della libertà, dell'amore per la patria, della confessione della verità, quale dedizione spirituale, essendo guidato da Dante, il poeta che l'ha esaltato. La sua lezione per la libertà morale dell'uomo, il poeta italiano le lascia in eredità attraverso la sua opera poetica, teorica, ma soprattutto attraverso la commedia divina, come per esempio lo fa con forza nel canto di Cacciaguida, nell'ambito del quale, avendo ottenuto saggezza grazie alla discesa negli inferi e alla salita al purgatorio, fa il suo bisnonno fiorentino e crociato Cacciaguida degli Elisei, dire le parole: questo tuo grido farà come vento che le più alte cime più percuote, e ciò non fa d'onor poco argomento. Secondo la traduzione di Kazantzakis, «San anemos ta sikothi kravgi sou, ou pio chtipai tis pio apsiles korfades, ke faneroni afto psichi genea». Intendendo che Dante alza la sua voce per denunciare senza timore alcuno i suoi avversari politici, l'atmosfera morbosa della sua epoca e confessando la verità con riferimento all'oppressione del Papa e del potere politico dell'imperatore. E quindi dall'amore per la verità, una strada che Dante percorreva da solo, Dante, il suo urlo, l'urlo della verità, Kazantzakis ne farà una bandiera di spirito libero, un concetto fondamentale per entrambi
gli scrittori cretesi sono le idee filosofiche e teologiche di Dante con riferimento al libero arbitrio dell'uomo, il fondamento della libertà morale. Queste idee sviluppate nel quinto canto di Paradiso sotto la guida dello spirito puro di Beatrice potrebbero essere considerate quali fonte di ispirazione per Trevelakis per la creazione della libertà celestiale al nuovo Erotocrito che porta il nome di Aretusa, e quindi Aretusa è una personificazione della libertà morale frutto del libero arbitrio donato da Dio all'essere umano, è la creatura celeste che il poeta amato e lo chiama amante, ecco perché chiama se stesso amante della libertà nella dedica. E leggo le parole del poeta: Uranio plasma agapisa che vetu lipisarca che hifterouges που το παν καθώς πανίτι βάρκα. E quindi nel significato allegorico dei versi si intreccia la personificazione della libertà celeste quale cori, caratterizzando il poema quale barca, diremo quale un'arca, la cui caratteristica è la virtù della libertà. E sentiamo Dante al quinto canto di Paradiso come valuta le parole saggi di Beatrice. Si cominciò Beatrice questo canto e si commuove suo parlare non spessa, continuò così il processo santo. Lo maggior don che Dio per sua larghezza fesse creando e alla sua bontà più conformato e quel che più apprezza fu della volontà la libertate di che le creature intelligenti e tutte e sole furono e son dotate. Beatrice rivela a Dante che il dono più grande e più prezioso di Dio alle sue creature dotate di ragione è proprio il libero arbitrio. Dio ha onorato l'uomo donandogli la libertà, dice San Gregorio Nazianzeno, così che il bene sia dato a colui che lo sceglie, ma anche a chi ha seminato il bene nella natura. E quindi l'uomo, dice Gregorio, è libero perché è l'immagine della libertà divina e perché ha la facoltà di scegliere. Il nuovo Erotocrito, la libertà morale che deriva dal libero arbitrio, si incarna, come abbiamo detto, nella personalità di Aretusa, un dono di Dio alla sua creatura, Protocritus, che la coltiverà e la difenderà attraverso le imprese, le lotte per dare frutto. Il frutto più ambito non è altro che l'unione con Dio, il creatore della libertà. Secondo il commentatore più valido della Divina Commedia, Natalino Sapegno, Dante considera il libero arbitrio un bene di valore impareggiabile e la correla con l'assoluta dedizione dell'essere dell'uomo ad una causa più alta, ad un'opera che convalida la vita. Attraverso l'opera, che qui è la poesia, viene coltivata la libertà e attraverso l'opera il creatore si guida all'idea del divino, contribuendo all'opera di Dio, a chi ha creato, ovvero il libero arbitrio. La dedizione che Dante esprime con il termine voto è, secondo Sapegno, dedicazione totale, perfetta dedizione, ed equivale all'atto della dedicazione, della dedizione perfetta ad un sommo ideale che per raggiungere l'uomo deve fare sacrifici, secondo Dante. E Dante qua intreccia la dottrina cristiana di base del libero arbitrio con l'idea della rinuncia alla propria volontà, ovvero il fondamento vero e proprio del voto dato dai monaci nel percorso verso la deificazione. Sapegno, per documentare questa questione, fornisce dei tratti da Summa Teologica di Tommaso d'Aquino, ma la questione in luce alla letteratura ed arte moderna si dimostra molto più vasta. Si potrebbe supporre che in questo assioma dantesco consiste una delle riflessioni
che costituiscono l'idea di Kazantzakis della necessità di assoggettamento dell'uomo ad una grande idea. La disciplina, e queste sono le parole di Kazantzakis, disciplina, dicevo, ad un ritmo rigoroso, concetto centrale della scettica, del manifesto filosofico di Kazantzakis nel percorso verso la tanto desiderata libertà. Il nuovo Rotocritus, l'eroe Rotocritus, scenderà dall'oscuro Ade, guidato dalla libertà che riempie il suo spirito in cerca del coltellaccio del sole, del coltello dello spirito, che secondo Paolo è la parola di Dio che salva e quindi un mezzo di redenzione ma anche di insegnamento nella poesia di Prevelakis. E quindi c'è un denominatore comune tra Dante, Kazantzakis e Prevelakis, e ciò perché il valore della loro opera consiste nei quesiti estremi che pongono. La risposta a questi quesiti presuppone imprese per la volontà umana, e in queste imprese i letterati cretesi non sono affatto da meno, naturalmente. Facendo seguito al ragionamento di qui sopra, parleremo adesso di un concetto, del concetto di Dante per l'importanza di dedicare la propria vita ad una causa divina, sacra. E qua la parola, il discorso del poeta diventa drammatico perché tratta il valore umano fondamentale. E questo valore lo chiameremmo, ispirati al verso dantesco, il pan degli angeli. E un nome che ci ricorda l'opera di Prevelakis dallo stesso nome, e ricordiamo il secondo canto di Paradiso, che comprendono i consigli di Dante ai lettori della Divina Commedia. Voi altri pochi che drizzaste il collo per tempo al pan degli angeli, del quale vivesi qua, ma non sentienzatolo, metter potete ben per l'alto sale nostro navigio, servando mio solco. Secondo l'edizione autorevole di Sapegno del 1957, Dante si rivolge a chi si è concentrato, drizzaste il collo, sin da giovani, per tempo, al pan degli angeli, ovvero alla saggezza che caratterizza le forze divine spirituali. Da questo pane celeste possono nutrirsi gli uomini, ma non dovrebbero voler giungere a saturazione, come dettato da Dante, che dice: ma non sentienzatolo, perché fonte e maturazione della saggezza è solo Dio. L'idea filosofica e teologica di Dante, espresso qui attraverso il concetto allegorico del pan degli angeli, sarà ripreso da Prevelakis nel suo romanzo Il Oardos ton Angelon Peripetias di Nifaki, e quindi Il pan degli angeli, avventura Itaca, del 1966. È la terza parte della trilogia I dromi di Dimiurgies, le vie della creazione, con idea centrale l'incapacità dell'uomo moderno di accettare l'interpretazione metafisica del mondo, il che fa il protagonista oscillare tra i valori pedagogici o educativi della cultura popolare e il nichilismo moderno. Chiudiamo facendo un breve riferimento al primo canto dell'Inferno di Dante, con la famosa selva oscura, ovvero la foresta oscura delle passioni malvagie, ove il poeta si recherà, scenderà, avviando la sua odissea spirituale, ma aspirando alla sua salvezza o redenzione. E l'idea consolida il carattere moralistico della Divina Commedia e si svela nelle prime tre terzine dell'Inferno, che dimostrano il desiderio del poeta di raggiungere la catarsi.
Nel mezzo del cammino di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura che la diritta via era smarrita. Ah, quanto a dir qual era e cosa dura, esta selva selvaggia e aspra e forte che nel pensier rinnova la paura, tante amara che poco è più morte, ma per trattar del ben che io trovai dirò dell'altre cose che vi scorte. Il dramma interno di Dante è espresso dall'immagine allegorica della selva oscura, selvaggia, che secondo i commentatori dell'opera sottintende le passioni che avevano dominato Dante a causa della sua partecipazione attiva alle polemiche tra Guelfi e Ghibellini e dopo alle controversie all'interno proprio del movimento dei Ghibellini a cui apparteneva Dante. E quindi queste rivalità hanno costretto Dante ad un esilio volontario e lo hanno guidato a condurre il resto della sua vita lontano dalla sua amata Firenze e da San Giovanni Battista, dal suo battistero. E durante questo esilio riconoscerà le passioni politiche che l'avevano travolto mentre era in patria, quanto lui chiama o descrive quale selva di spiriti nel quarto canto dell'inferno e la trista selva nel quattordicesimo canto del purgatorio, che oggi adesso sono un peso sulla sua coscienza. E questo onere, questo fardello diventa ancora più intenso quando il poeta si trova faccia a faccia con Dio. Avvertirà allora la necessità di farsi dominare dallo spirito del Vangelo, ma anche delle opere moralistiche dei poeti romani, avendo come bagaglio spirituale le virtù e le conoscenze. Scenderà mentalmente ad Ade per diventare il giudice terrestre del suo popolo. Idem, Prevelakis chiederà di riassumere le passioni della sua anima e le passioni delle anime che ha conosciuto, nonché lo stato di decadimento del mondo generalmente, per dare in eredità alle future generazioni delle lezioni morali. E qua la discesa ad Ade si tiene luogo attraverso la metafora della selva oscura, lo stato delle tenebre. E scrive Prevelakis in nuovo Erotocritus: «Obsesti nicht ascondapsa sto chieri tu fanatu». Και πάνω μου ίσκιο παγερό, μου ρίξε τ' άγγιγμά του. Αγρίμια και δαιμονικά με αφήνα να περάσω, η κόρη αν δεν εστέναζε στα σκοτεινιά, στο δάσο. Αυτό δεν ήταν όνειρο. Νύχια θεριού μου σκίζαν τους στήθους και τα μάτια του στη σκοτεινιά σπιθίζαν. Τα δικό μαύρα σάβανα για τα παιδιά του τρώνει, πιο μαύρα από μεσάνυχτα, πιο κρύα από το χιόνι. Χάρε, από σε θα χάσουμε τον κόσμο τον απάνω. Ma κάμε αρχή από τον τύρανο και ύστερα να πεθάνω. Il poeta cretese, senz'altro, è ispirato da Dante, ma a differenza dell'opera dantesca, l'inferno del nuovo Erotocrito non consiste in un luogo, bensì in uno stato, in una condizione, secondo l'insegnamento patristico ortodosso. E in Dante la divisione in zone e in categorie di peccati dà l'impressione proprio di un luogo reale. Il primo canto dell'inferno, per esempio, parla di quelli condannati a causa dei tre peccati capitali, la lussuria, la superbia e la cupidigia, e là è che il poeta li incontra e parla con loro. Malgrado i riferimenti alla natura dominata da fenomeni naturali, demoni e mostri, tuttavia il nuovo Erotocritos non viene creata l'impressione del dove, ma del come, esattamente come nella teologia patristica, o dove l'inferno non è uno spazio o un luogo, ma uno stato che sperimentano le anime dei peccatori. E quindi Erotocritos narra le passioni delle anime che incontra in Ade e condivide il loro dolore, senza però perdere di vista il suo obiettivo, ovvero sopportare tutto purché
aumenti, rinforzi la sua volontà per conquistare Aretusa, ovvero la libertà, ammazzata dal tiranno e trasmettendo ai suoi contemporanei, ma anche alle generazioni future, il valore sommo di conservare la libertà morale ad ogni costo. Il riferimento all'usurpatore della libertà può essere concepito quale questione politica, ma anche morale. E lo scopo quindi di Rotocritos, ma anche di qualsiasi combattente per la libertà, è proprio la salvezza. E il suo percorso può essere personale, ma allo stesso tempo aspira esattamente come Dante a diventare educativo per i suoi contemporanei. E quindi Rotocritos, l'amante della libertà, ovvero il poeta stesso, si presta ad assoggettarsi alla prova del fuoco, ovvero alla discesa negli inferi, discesa volontaria, ma Dio non abbandona la sua creatura, perché Rotocritos impara l'insegnamento di Ade, ovvero ha coscienza, conquista la coscienza del perché di queste passioni e dei suoi peccati, ed è questo il frutto della sua lotta, come viene rivelato dal quinto canto, Le notte dei tormenti, e come dice Prevelakis, mu prepitu ti pedomi, ti neho agorasmeni mathonisis, stu chieruta lamata plegmeni. E quindi si tratta di un insegnamento, di una lezione fondamentale. Rotocrito, coraggioso combattente del bene e del giusto, è giunto, si è immerso nel fondo, adesso sta cercando di risalire, e il fondo e l'inferno è sinonimo di corruzione, della mancanza di libertà, della mancanza di fede in Dio, l'impossibilità di dare un'interpretazione teologica al mondo, questioni che hanno fatto pensare Prevelakis sia nelle sue poesie che nei suoi romanzi. Grazie. Oripide Garantudi, che è professore di filologia neoellenica all'Università di Atene, che ci intratterrà con una lettura dal titolo Le traduzioni della Divina Commedia dal 1844 al 2020, naturalmente le traduzioni di greco. Se qualcuno dovesse rispondere al quesito qual è la traduzione migliore della famosa Divina Commedia, d'ora in poi Commedia, nell'arco di tempo dei circa 180 anni in cui Commedia è stata tradotta in lingua greca, quindi la stragrande maggioranza credo che avrebbe risposto del poeta del Ionico Lorenzo Mabilis, ma Mabilis ha tradotto solo i primi 7 versi dell'Inferno, nonché i primi 9 del Paradiso. Vi leggo la traduzione dell'inizio dell'Inferno. Nel mezzo del cammin di nostra vita mi trovai per una selva oscura che alla dritta via era smarrita. Ah, quanto a dir qual era, a cosa dura esta selva selvaggia, aspra e forte, che nel pensier di nuovo la paura, tante amara che poco e più morte, nonché l'inizio della traduzione del Paradiso. La gloria di colui che tutto muove, dell'universo penetra, si risplende in parte più e meno altrove, nel ciel che più de sé la sua luce prende, fui io e vidi cose che ride, né sa né può chi dir la sua, sì, perché appressando sé al suo disire, nostro intelletto si profonda tanto che dietro la memoria non può ire. La qualità della traduzione di Mabilis consiste nell'abbinamento insuperabile della fedeltà all'opera originale, mantenendo il verso endecasillabo, nonché la terzina, ha valorizzato la tradizione ionica eufonica della sinizesi, nonché il significato, con l'alta qualità della traduzione, come se fosse una poesia autonoma,
Comunque Mavilis non ha continuato la sua tradizione perché l'intento aveva lo scopo di dimostrare la possibilità di una traduzione fedele. Forse il motivo principale per cui non ha continuato perché l'abbinamento di cui ho parlato poc'anzi è estremamente difficile o quasi infattibile ottenersi traducendo l'intera commedia, una narrazione poetica spiegata in tre parti, 100 canti e 14, 233 versi, nel contempo contraddistinto da una densità, precisione e tecnica. Colui che conosce a fondo la lingua italiana e si occupa della commedia può constatare tutto ciò. L'esito della commedia in greco è stato studiato a fondo soprattutto per quanto concerne gli aspetti storico-grammatologici. Dopo la monografia classica di Filippo Maria Montale, Fortuna neogreca di Dante, 1966, seguì quasi 30 anni dopo, nel 98, la diatriba della dottoressa Maria Sguridu, l'influenza di Dante nella letteratura neoellenica. La diatriba di cui sopra porta tanto tesoro di materiale, ma in base l'autrice descrive senza approfondire negli argomenti trattati, inoltre non dispone di un'immagine della letteratura neoellenica, ma anche i riferimenti ne dimostrano una mancata informazione al campo del censore. Errori eclatanti nonché vuoti, per esempio scrive che la traduzione dell'inferno di Calosguro è in verso di decapita sillabo anziché decatrisillabo. Nel caso di Cavafis si limita alla poesia tutta nota e sovrastimata che fece il gran rifiuto, mentre ignora la parte più interessante, la seconda Odissea. Nell'esaminare il rapporto di Calvo con l'opera di Dante si sottolineano luoghi comuni come i simbolismi dell'aquila, del leone, dell'angelo, mentre non si riscontra nemmeno un punto per approfondire il rapporto. Per quanto riguarda l'opera di Seferis, si fa riferimento al racconto Sei notti sull'Acropoli. Poco se ne parla della prova ai 700 anni di Dante, mentre si ignora la poesia Selva Oscura. Nel passare degli anni furono nuovi contributi nell'esaminare le traduzioni greche della commedia. Tre. Primo, il libro di Fannischi Schira Kazantzi Divina Commedica, 12 traduzioni del 2000, completa la ricerca storico-grammatologica dell'esito traduttivo della commedia. Il secondo, lo studio di Sosi Sografidou, storia delle traduzioni della Divina Commedia in Grecia, nel 2008, ne contiene tanti errori, una mancata cura tipografica, per esempio si ripete l'errore di Sguridou, che la traduzione dell'inferno di Calosguros è in decapendasina. La terza, quella di Sosi Sografidou, nonché di Eleni Cassapi, il 20° canto dell'inferno, esempi di traduzioni greche, sempre del 2008, prende in esame, in comparazione, traduzioni greche di un canto dell'inferno. Tra gli studi degli ultimi 20 anni si distingue, a mio parere, il testo fitto del filologo, nonché poeta, conoscente a fondo della lingua italiana, Dimitris Armaos. Traduzioni greche della Divina Commedia del 2005, fitto soprattutto perché offre una panoramica critica della traduzione della Divina Commedia accompagnato da osservazioni delle traduzioni. Basato quindi sulla ricerca di Armaos, riassumo i dati più importanti aggiungendo alcuni miei commenti. Le traduzioni greche della commedia cominciano nel 1844, quando Giorgio Manzeos Kallos, in un libro di traduzione pubblicato a Corfù, ha inserito un canto dell'inferno. Se l'anno 1844 ne dimostra il ritardo della ricezione della commedia in Grecia, questo ritardo è ovvio.
i lettori di quell'epoca, che soprattutto vivevano sulle isole ioniche, erano tutti bilingue, cioè parlavano sia il greco che l'italiano, non avevano bisogno di traduzioni, anzi, tra di loro, come i poeti noti Julio Stepaldos e Andrea Zascaratos, che come si testimonia, apprezzavano la commedia a livello tale che credevano che fosse impossibile essere tradotto. Verso la fine del XIX secolo cominciarono ad apparire le prime traduzioni ad Atene, dopo nel XX secolo si riscontra la coesistenza di traduzioni in rima con quelle prosaiche in volgare, che sono testimone della penetrazione e dell'influenza in un pubblico non erudito. Secondo i dati di Armaus, nel campo delle traduzioni greche della commedia ci sono 55 testi di 57 autori. In particolare ci informa, sino ad oggi, nel 2005, sono state pubblicate 8 traduzioni complete, 6 pubblicazioni autonome di unità, soprattutto dell'Inferno, aggiungo a questo punto, ne sono aggiunte altre ancora, come vedremo in più ancora, e arrivano a 40 le pubblicazioni, frammentarie o meno, di canti in alcuni giornali, riviste. Stranamente, tra 40 traduttori, Armaus non include Cavafis, che ha inserito in uno studio prosaico del 1895, la fine di Ulisse, ha parlato il professor Luciani, ha inserito un brano tradotto dal famoso 26esimo canto dell'Inferno, anche Severis, che anche lui ha inserito brani tradotti della commedia in uno studio inerente a Dante dell'anno 1965, Severis traduce dall'inglese e non dall'italiano, da sottolinearlo. Dopo questi dati quantitativi ne seguono, sempre secondo lo studio di Armaus, 5 informazioni critiche, altrettante constatazioni di carattere qualitativo. Primo, la prima rimata in lingua volgare traduzione dell'intera commedia è stata fatta da Nikos Kazantzakis, come abbiamo già sentito, 1934, giudicata dal lato operativo funzionale, non si legge facilmente, suppongo che fu difficilmente leggibile anche all'epoca, come la sua Odissea, soprattutto delle sue ossessioni del dialetto cretese. Certamente Kazantzakis conosceva molto bene a fondo l'opera dantesca e lo amava costantemente durante tutta la sua vita, ma la scelta di mantenere nella sua tradizione l'endecosillabo dell'originale ha comportato l'inevitabile eliminazione parte del materiale narrativo del contesto. Giudicato oggi, un anno dopo, la traduzione di Kazantzakis considero non solo a livello linguistico è superata, ma molto contorta in alcuni punti, ha bisogno di essere tradotta, il suo testo già tradotto. B. La prima traduzione prosaica è stata fatta da Emmanuel Androulidakis 1962, con prima 2 prosaiche da Fucinas e Stavropoulos 1894, nonché Costas Kerofilas 1917. La prima in lingua volgare in un verso libero, con tanti elementi ritmici come le rime sporadiche, traduzione dell'intera commedia, fu stata fatta nel 2002 da Andreas Risiotis. Trattasi di un intento veramente in toto, che dà al lettore moderno un testo funzionale, operativo, senza errori, ma che ne presenta 2 punti deboli. Il primo è che la lingua volgare del traduttore è alquanto vecchiotta, e che secondo
che le referenze pragmatologiche lasciano desiderare ben un'opera con un grado di difficoltà come la commedia per un lettore di oggi. La prima traduzione di gran parte della commedia in base all'originale endecasillabi in terzine fu fatta da Costas Sfikas negli anni 2000 e può essere giudicata come un intento interessante. L'avrei detta come una fatica, ne presenta problemi operativi, funzionali e di scritta in una lingua molto ricercata, quasi innaturale, con dei solecismi spessi e in una rima con elisione e tante sinestesi e mancanza di flusso di significato. E se dovessi scegliere tra le traduzioni in rima dell'intera commedia, forse avrei preferito tra tutte, vecchie e più recenti, quella del poeta Gheorghi Kotsiras 1986, come una traduzione normale, flusso narrativo, nel riconoscere il problema c'è la mancanza di commenti e d'altronde in parte condivido la conservazione di Armaus che Kotsira si è orientato visivamente di smussare il parere di Kazantzakis senza rendere il testo un puro doppiaggio, aggiungendo che sia il linguaggio di Kotsira presenta alcuni forme vecchiette di volgare. A completare non c'è neanche una greca che abbia tradotto una parte della commedia. Presento poi la constatazione finale di Armaus, che ne condivido in pieno. Contributo dei traduttori nella diffusione di Dante non è riuscita a rispondere a nessuno dei due obiettivi della ricezione ampia, né quella di dare un rendimento poetico bello del totale, né fornire al pubblico una versione commentata. Commento a questo punto che in particolare il secondo obiettivo oggi potrebbe essere colmato con la traduzione lettiva del materiale di alcune tra tante edizioni scolastiche italiane. Abbiamo parlato della versione Sapegno, che non è tanto moderna. Fonte di riflessione, infine, è un'osservazione di Armaus. Con la traduzione della Divina Commedia l'hanno trattato personalità nelle lettere greche, non ce ne sono tra di loro anche altri, ma anche i due sommi amanti dell'opera, Solomos e Palamas. Solomos era un traduttore santuario di pochi testi, mentre Palamas, che era molto più sistematico come traduttore, è ovvio, era l'ostacolo che non ne conosceva la lingua italiana. Dopodiché, parlando delle traduzioni più antiche della commedia, intendo porre e rispondere a un quesito, così come questo è dettato dalle commenti di Armaus. Qual è quella traduzione che è riuscita un rendimento bello poetico, se non del tutto, ma gran parte della commedia, in concomitanza con i commenti del testo? Credo che sul totale della traduzione, quella traduzione, parte della commedia, primo dell'Inferno, che è riuscito a rendere una bella con una versione commentata, è quella dell'Inferno 1922 dal Giorgos Kalogiroulos delle Isole Ionie, una traduzione che nonostante un secolo dopo viene letta oggi soddisfacendo il suo lettore. Giorgos Kalogiroulos è uno tra i migliori e più esperti traduttori di opere poetiche teatrali tra coloro che hanno assistito alla bottega di traduzione di Polilas.
al centro del lavoro traduttivo di questo cerchio il concetto teorico che le traduzioni poetiche non hanno solo un'importanza pedeutica, educativa, ma debbano essere paragonabili alle originali, cioè la traduzione è meramente una procedura creativa, dato che la traduzione dell'Inferno è stata pubblicata 20 anni dopo la morte di Carlos Gurros, 1905, le prime pubblicazioni del 1905 sulla rivista Numasi. Tratti quindi l'intento traduttivo più maturo, il successo della sua traduzione consiste nell'aver adottato la teoria linguistica di Polylas, quella della media tra Dimotiki e Cathareusa, volgare di Cathareusa. Carlos Gurros ha evitato gli estremismi di coloro che credevano la teoria linguistica di Psicaris. Molto mirata il fatto che ha evitato la rima in concomitanza della sua scelta mirata di un verso decatetrasillabo. E ciò perché? Perché il decasillabo italiano ha una capienza verbale rispetto al verso greco, affinché a volte diventa inevitabile aumentarsi in un decatrisillabo o decapentasillabo. Risultato delle scelte sopra di Carlos Gurros, l'inferno suo è esatta, linguisticamente molto amichevole, grazie all'abilità del decatrisillabo, la cui efonia è basata sulle sinestesi e sulle frequenti elisioni. Indice della qualità della traduzione di Carlos Gurros è la sua prefazione. Trattasi di un testo che ne contiene un carattere critico e informativo, dimostrando che il traduttore conosce a fondo l'opera di Dante di per sé, non tutta la filologia inerente. Con questo prologo, la critica letteraria delle Isole Ionie ha acquistato un'opera eccellente, ma l'elemento che ne conferma la conoscenza a fondo della filologia dantesca da parte di Carlos Gurros e di conseguenza la buona percezione dell'Inferno prima ancora di tradurla sono la pagina dei riferimenti. I commenti, i riferimenti sono molto mirati, che aiutano il lettore di concreto. Per redigere i suoi commenti, Carlos Gurros si è basato su 30 fonti diverse, soprattutto italiane, ma anche di altre lingue più vecchie e più recenti. Anzi, tra le fonti sono importanti testi sulla filologia o come per esempio quella di Giuseppe Andrea Scartaccini, Enciclopedia Dantesca, a 3 volumi, o La Divina Commedia di Dante Alighieri con il commento di Tommaso Casini, 1888. Citando il nome di Longfellow, noto poeta americano, ne dimostra che Carlos Gurros ne conosceva la prima traduzione americana della commedia, parlo del 1867. Tra i commenti ci sono delle note originali di Carlos Gurros, come per esempio collega Punti dell'Inferno nell'opera di Solomos e altre che dimostrano la sua filologia ideale, idealistica. Tutto ciò ha contribuito che la tradizione poetica delle Isole Ionie, parte di cui le buone traduzioni, è stata arricchita con un'opera ancora, cioè l'Inferno dantesco di Carlos Gurros. Infine, poche parole per due traduzioni della commedia. La prima è la traduzione della prima parte dell'Inferno da parte del regista Dimitris Mavrikios nel 2020, scritta in versi decasillabi di parossintoni. La traduzione di Mavrikios ha creato un testo che con una fluenza senza presentare gli ostacoli che spesso ne comportano la forma in rima. Perciò Mavrikios ha evitato la rima. Se c'è un punto debole di questa traduzione, la si riscontra nella divisione degli incontri dei vocaboli tra le sinestesi e gli iati, con l'eufonia del testo è instabile, qualche cosa che potrebbe essere evitato con un
po' di maggiore attenzione da parte del traduttore nelle particolarità della forma in versi, in rima. I commenti di Mavricchio sull'Inferno, soddisfando le necessità del lettore greco moderno, sono insufficienti rispetto alla tradizione enorme di cui disponiamo oggi. La seconda traduzione è quella del poeta Yorgos Koropoulis. Per questa relazione mi sono basato su due traduzioni della commedia, il primo canto del Paradiso 2004 e i primi quattro canti del Purgatorio 2020. La distanza di tempo delle traduzioni e la forma le dimostrano che il traduttore, mentre la commedia lo occupa da più di 20 anni, intende pubblicare l'intera traduzione dell'opera. La comparazione tra la traduzione vecchia e quella nuova ne dimostra la strada percorsa dal traduttore superando ostacoli e difficoltà, mantenendo la terzina dantesca nella traduzione del 2004, con tante falcate e il senso che era la priorità rispetto al flusso normale del significato, Koropoulis ha fatto la traduzione del 2020 in una forma più scambiando le tre forme dei suoi, cioè ossitoni, parossitoni e proparossitoni versi, mentre le sue rime non seguono uno schema rigido della terzina. Il risultato fu l'ultima traduzione ha una fluenza molto normale nel letto della forma di rima. In base a questi due punti del totale, la traduzione del Koropouli ripone il quesito di Armas: se possiamo attendere una traduzione dell'intera commedia che possa essere a livello poetico buona ed efficiente con i commenti. Dopo tutto questo è ovvio che la commedia, una tappa non solo della tradizione letteraria occidentale ma anche della cultura occidentale, continua tuttora a preoccupare anche tra le traduzioni i lettori della letteratura greca come una avventura spirituale in una strada che conduce dalla foresta oscura sino al cielo ardente o almeno sotto le stelle. Vi ringrazio della vostra cortese attenzione. Ευχαριστούμε τον κύριο Γκαραντούδη. Τώρα, adesso se c'è, si apre il dibattito. Se qualcuno ha da dire qualcosa, il professor Galdi. Il mio più che un intervento è un ringraziamento per la professoressa Damianaki, per il professore Romano e per tutti coloro che hanno svolto le loro relazioni stamane, tutte di estremo interesse, che credo vanno anche a colmare per gli studiosi di Dante italiani in qualche modo una lacuna nella conoscenza dell'impatto che il sommo poeta ha avuto nella letteratura neogreca, moderna e contemporanea. Oltre a questo, permettetemi giusto qualche osservazione. Mi sollecitava molto l'ultimo intervento sulle traduzioni di Dante, perché devo dire, da non dantista e da chi ha ancora, nonostante il passare degli anni e i pochi capelli rimasti, un ricordo degli studi danteschi sui banchi di scuola, devo dire che molti passi della Divina Commedia presentano problemi di comprensione per gli italiani, in quanto spesso contestualizzati, si riferiscono a vicende storiche legate al periodo di Dante e quindi bisogna andare a studiare il contesto per poter attribuire un significato, e non sempre è detto che si riesca ad attribuire questo significato. Quindi forse chissà se davvero i poeti ionici che non tradussero la Divina Commedia avevano ragione nel ritenerla difficilmente traducibile.
E in ogni caso c'è questa problematica, credo, di alcuni passi della Divina Commedia che effettivamente presentano delle difficoltà di comprensione in italiano, immaginiamoci. E poi un'altra cosa che, come dire, in qualche maniera invece riguarda gli altri interventi, quello di Crisa, quello che ha tenuto Cristiano stamane. Mi chiedevo come mai questo amore effettivamente da parte di Kazantzakis per Dante. Lo dico perché, per non sbagliare la lettura, mi sono rivisto questa frase che ho utilizzato anche di recente per un piccolo scritto sulla libertà degli elleni di taglio giuridico, a sottolineare come la libertà è veramente l'essenza della grecità, in qualche modo. L'eleftheria è il valore supremo degli elleni da tempo immemore. E come ovviamente voi sapete molto meglio di me, sulla tomba di Kazantzakis è riportata questa frase: «Den elpizo tipota, den fubume tipota, ime lefteros». E quindi non spero nulla, non temo nulla, sono libero. Una visione della vita evidentemente molto diversa da quella di Dante, che invece, come dire, compie in qualche modo un nostos, cioè anche per lui è un viaggio del ritorno, però un ritorno tutto intimistico verso la riscoperta di sé, che si conclude nel riconoscimento in Dio dell'effigie dell'uomo, e quindi in qualche maniera è un viaggio verso la riscoperta di sé che si corona in una nobiltà assoluta dell'umanità che si rispecchia in Dio. Visioni, credo, molto diverse, quella espressa dal Den Elpizo soprattutto, perché non spero, e dall'altra invece c'è una speranza di redenzione. È una funzione, qualcuno ha detto, profetica di Dante, certamente una visione, diciamo, che ha una funzione anche educativa, no? Della commedia. Insomma, diciamo che fra le tante suggestioni che i magnifici interventi di stamane mi suscitavano, vi chiederei con calma, dopo aver sentito gli altri, di valutare quelle che vi ho proposto. Grazie. Allora, il professor Luciani e la professoressa Damianaghi sono invitati, non so se adesso o dopo, a rispondere. Ecco, allora il professor Cesaretti adesso. Subito? Un momento. Sì, adesso facciamo fare tutti gli interventi e poi man mano le risposte. Ecco. No, la risposta poi a queste domande che fa il professor Gatti. Un attimo solo, mi scusi. Allora, professor Cesaretti, scusi. Allora, Kazantzakis ha sempre portato con sé una copia di Dante, lo chiamava il Syntaxis Diotis, il libretto che lo ha accompagnato per tutta la vita. È un amore viscerale che si traduce anche come un modello di riferimento per tante riflessioni, una è quella spirituale, una è quella linguistica. Dunque, Dante è l'innovatore della lingua, è il fabbro del parlare materno del volgare. Kazantzakis aveva le stesse intenzioni per quanto riguardava la dimotichi, la sua lingua, e quindi vede in Dante un modello da riprodurre, che gli giustificasse i suoi sforzi. Voleva raggiungere la stessa... come? Sì, no, anche la stessa caratura, la stessa potenza espressiva di Dante, quindi lo ha sempre portato con sé. E poi ovviamente per il senso della libertà c'è una sorta di ossequio nella traduzione del primo del Purgatorio, quando incontra quando le anime pellegrine incontrano Catone, Luticenze, che per la libertà si toglie la vita. Quindi Kazantzakis è come se andasse in visibilio di fronte a quell'episodio. Quindi sono molteplici gli aspetti
che influiscono sull'amore per Dante da parte di Kazantzakis. Non ce n'è uno soltanto, è una combinazione. Quelli che c'erano, quello linguistico sicuramente. Sì, ecco. Sì, sì, questo è sicuro. Questo è sicuro. Poi, certo, era strumento di conversazione e recitazione della cultura, sì. Questo, questo, sì, sì, sì. La lancia della libertà per le opere greche, no? Indubbiamente, indubbiamente. Certo. A proposito delle traduzioni, bellissimo il tuo intervento su questa materia, le difficoltà delle traduzioni che derivano anche dalle difficoltà nostre di comprensione di Dante. Perché, ve lo dico da docente anche di liceo, quindi ho insegnato 35 anni Dante e sono arrivato alla conclusione di doverlo fare soltanto nel terzo anno, cioè quando cominciano a studiare il Medioevo, e non portarsi le frange di Dante, antologie di Dante, fino all'ultimo anno quando fanno il Novecento e lo prendono come una zavorra, 8 canti, 10 canti, così commentati alla bene e meglio. Dante va spiegato e capito nel suo tempo, quindi quando si fa il Medioevo, l'arte medievale, la filosofia medievale, la scolastica, il problema della lingua e così via, tutto va fatto nel Medioevo. Quindi sacrificare qualche altro autore, ma fare Dante tutto nel terzo anno di liceo, insomma, intendevo questo. Non so, poi sì. Prego. Professor Cesaretti, prego. Bene, allora io vorrei innanzitutto esprimere un ringraziamento profondo agli organizzatori e ai relatori, perché è stata una mattinata densissima. Io da tempo non prendevo appunti, perché il mio mestiere sta più nel far prendere appunti agli altri che non ne prendo io stesso, invece mi trovo qui con questa paginetta piena di annotazioni. Vi ringrazio e, se posso, vorrei fare anche un ringraziamento, abbiamo parlato di traduzioni, ai traduttori, perché senza i traduttori non avremmo potuto avere questa mattinata così ricca. Grazie anche per aver accolto l'idea del dibattito, perché vedo già che è, come dire, caldo. Provo a cominciare, ho 2 o 3 punti, ma sarò breve, proprio con il tema della traduzione, e ringrazio chi l'ha portato all'attenzione. Ma il tema della traduzione di Dante è certamente un tema forte per la cultura greca, ma è un tema fortissimo per tutta la cultura europea e per tutta la cultura mondiale. Per cui c'è bisogno di tantissimo lavoro di ricerca, non solo all'interno delle singole tradizioni culturali e linguistiche, ma c'è bisogno anche di un enorme lavoro di comparazione per quello che accade nelle diverse tradizioni e per come poi le diverse tradizioni si riverberano, si rispecchiano l'una nell'altra. Abbiamo visto come la traduzione di Longfellow, quindi da Firenze, Dante, no? Ravenna, poi passano i tempi, passano gli anni, passano i secoli, la traduzione di Longfellow si riverbera sul lavoro e sulla concezione di questi grandi poeti della modernità ellenica. È una trama enorme, è una trama fittissima che va affrontata certamente da un punto di vista storico-letterario, con attenzione alla poesia, con attenzione alla resa, ovviamente alla qualità poetica, ma che va anche indagata dal punto di vista proprio materiale, cioè come queste traduzioni vengono realizzate, su quali edizioni critiche, come circolano, come viaggiano.
è un compito quasi titanico quello che attenderebbe colui che volesse scrivere una fortuna di Dante nella cultura moderna e contemporanea. Non esiste una fortuna, forse esistono tante fortune diverse e contemporanee in simultanea, no? Sempre su questo vorrei aggiungere, mi rifaccio a un'osservazione prima del nostro titano di queste giornate, Marco Galdi, il problema della traduzione di Dante riguarda anche gli italiani, no? Come diceva giustamente anche Luciani. Non so se gli amici greci sanno che in questa primavera 2021 su un canale televisivo italiano è stato realizzato da parte di un'attrice bravissima, coltissima, molto attenta a Dante da sempre, Lucilla Giagnoni, un esperimento senza precedenti, cioè la lettura di tutta quanta la Divina Commedia in unità distinte di 3, 4, 5 canti per volta. No? Io le ho ovviamente ascoltate non tutte ma quasi tutte, anche proprio per profonda ammirazione nei confronti del lavoro della Giagnoni, e vi dico che senza la fisicità di un libro davanti mi sarebbe stato molto difficile seguire certe parti. E questo è un tema sul quale dobbiamo riflettere, perché se è difficile per chi, insomma, è della mia generazione, ha studiato Dante in un certo modo, figuriamoci per i giovani, come diceva giustamente Luciani prima, no? Forse è più facile leggere Virgilio, no? che non Dante in certe parti. Segnalo che alcuni scrittori italiani hanno segnalato, fra l'altro, l'opportunità, adesso non ricordo il nome di chi, ma hanno segnalato l'opportunità di ritradurre Dante in italiano contemporaneo. Sfida anche questa titanica. Forse non può essere affrontata, ma il fatto che il problema si ponga indica che la questione c'è. La questione c'è, cioè dovremmo essere in grado di ritradurre Dante anche per gli italiani e non solo per i non italofoni nativi. Qualcosa del genere è stato fatto, per esempio, per il Boccaccio. Ricordo che qualche anno fa, è certo, ma soprattutto per il Boccaccio, lo ricordo, mi pare fosse Aldo Busi, scrittore stranissimo, eccetera, però con delle sensibilità che insieme a un'altra scrittrice, di cui non ricordo il nome, avevano ritradotto il Decamerone in italiano corrente. Diceva perché è troppo difficile per un pubblico medio colto, ma medio colto alto, non medio colto basso. Sempre nel tema del riverbero e delle contaminazioni, mi ha molto colpito sentire, non sapevo questo, che Kazantzakis ha impiegato l'espressione del miglior fabbro del parlar materno in relazione a Sichelianos. Beh, ma il miglior fabbro del parlar materno è anche Ezra Pound per Thomas Stearns Eliot, cioè forse per l'autore che nel Novecento ha più introiettato la lezione di Dante. Non so se Kazantzakis sapesse che Eliot aveva fatto quello, non so chi l'ha fatto prima e chi l'ha fatto dopo, ma due esiti non simili, uguali, identici, in due tradizioni culturali diverse, non necessariamente in contatto tra di loro, mi sembra sia... come dire, sia un aspetto anche questo che merita di essere considerato. È un topos, lo so, però non è un topos da poco. Cavafis, il gran rifiuto. Vorrei chiedere agli esperti se risulta che Cavafis conoscesse Melville. Perché? Perché il gran rifiuto o il piccolo rifiuto
è come dire, la cifra di quel memorabile racconto della modernità che è il Bartleby di Melville. Bartleby dovrebbe, è uno scrivano che dovrebbe fare certe cose, e di fronte a delle cose che dovrebbe fare, I would prefer not to, preferirei non farlo, preferirei non farlo. E questa astensione dello scrivano da quello che dovrebbe essere il suo compito è una sorta di grande metafora della condizione dell'artista e in generale dell'intellettuale nel mondo moderno. Ci sono, ma mi astengo. Il mio non è un rifiuto globale, ma è un'astensione. Mi tiro indietro, non mi allineo con questo mondo che non mi corrisponde. E quindi mi piacerebbe sapere se Cavafis avesse letto Melville, conoscesse in particolare questo bellissimo, tutti i racconti di Melville sono bellissimi, ma questo è particolarmente significativo. Ci sarebbero infiniti altri aspetti, ma direi che data l'ora e la ricchezza dei temi mi fermo qua. Grazie. Allora, chi desidera rispondere? Ho visto il professor Caclamanes che annuiva, ma... Devo togliere la maschera. Avete ragione. Sì, dicevo, a questa domanda del professor Cesaretti, c'è qualcuno, il professor Caclamanes annuiva, cioè sì, Cavafis conosceva Melville. La traccia italiana. Professore, vuole parlare al microfono? Desidera parlare? Sì, è meglio, così tutti possono sentire. Questi personaggi come Cavafis, eccetera, sono personaggi universali, cioè sono sempre davanti a una letteratura che l'affrontano profondamente. Però Cavafis in questa poesia lascia la traccia di rapporto, che questa traccia non è altra che che fece il gran rifiuto. Allora, è una traccia italiana e lui, penso, che vede in diretta a Dante. Sì, così, questo vorrei dire. Due parole solo, cioè facendo un commento tra Casazakis e Dante. Mi pare che c'è una lacuna profondissima che mette le due persone in tutte le lati. La prima è che Casazakis crea una lingua personale. Per esempio, nell'espressione «enadassos la so lei», cioè «selva oscura», produce una parola mai sentita prima nella nostra letteratura, «la so». Benissimo. Sì. Dante non crea una lingua, va avanti dando il terreno per il volgare, un volgare illustre, cioè coltiva la lingua già esistente, mi pare. Ecco perché, no, possiamo, sì, veramente, c'è una tantissima, un'ampia ricchezza di parole, eccetera. Io ho nella mia casa l'enciclopedia dantesca. Tantissime volte apro i volumi proprio per passare nel tempo, in diacronia,
la storia delle parole. E ogni volta che faccio questa ricerca, sono sicurissimo, cioè trovo l'una dopo l'altra le tracce delle parole. Allora, che fa Dante, secondo questa ottica? Usa la parola italiana, volgare, mettendo questa parola in una fase altissima, illustrissima, secondo la sua teoria sulla lingua letteraria. Sì, fa una proposta come dobbiamo scrivere la nostra letteratura nella nostra lingua parlata. E Kazantzakis non fa questo, fa una straordinaria riorganizzazione della nostra lingua secondo l'estetica, l'ottica e la parte linguistica della nostra lingua, producendo tantissime parole che non erano prima e non ritornano nella nostra letteratura moderna. E così mi pare che questa è una profondissima differenza tra Kazantzakis e Dante, se potremmo fare questa comparazione. Grazie, scusate. Sì. No, bene. No, io... vuole parlare lei? Anche al fatto che la lingua cretese, proprio la madre lingua di Kazantzakis, è una lingua proprio di carattere, come diciamo nel greco, colosso classichi, cioè si creano continuamente nuove parole. Quindi qua al microfono, perché i traduttori non sentono. Allora, sì. Allora, la situazione è un po' più complessa, è difficile semplificare. È vero che la lingua cretese è plastica, è duttile, quindi si porta come anche il re. Sì, però anche Dante ha creato tantissime parole che poi non hanno avuto fortuna, ma sono come quelle di Kazantzakis, in fondo non hanno avuto fortuna, sono rimaste chiuse nel circolo. Indiarsi, per esempio, indiarsi. Ecco. Ma indiarsi, come si fa a pensare, a mettersi dentro Dio in questo modo? E del resto lo stesso Dante ha dichiarato la impossibilità di andare appresso a quello che immaginava, per verba non si poria, no? Trasumanar, per verba non si poria, quindi non ci riesce più di tanto. Però molte parole sono rimaste. Basta aprire l'enciclopedia dantesca, ma anche un qualsiasi dizionario buono di italiano, data la parola, origine della parola 1321, significa che appartiene a Dante e ancora oggi viene utilizzata. Poi, per quanto riguarda le traduzioni, quasi tutti i testi scolastici danteschi hanno la parafrasi, eccetera. È un po' faticoso seguire tutto quanto, bisognerebbe farne appunto un libro a parte. Però c'è da dire una cosa, che se quel libro lo si legge senza note, senza prefazioni, tutto d'un fiato in una settimana si legge la Divina Commedia, qualcosa rimane, perché a noi appartiene ancora quella lingua letteraria, no? Shakespeare non viene letto dagli inglesi se non attraverso una parafrasi, una traduzione, ed è del 600. Noi del 300 ancora qualcosa riusciamo a capire. Quindi è vero che è ancora un'estrema, c'è tantissima difficoltà, però c'è un tentativo di avvicinare i ragazzi anche a questo linguaggio. È vero che non è separato dal testo, cioè c'è il testo a fronte, insomma, però ecco, andrebbe fatto come hanno fatto per Boccaccio, anche per Petrarca, eccetera, queste visioni parallele, insomma. Non so se...
parlo sempre io. Se c'è qualcun altro. C'è qualche intervento? Sì, 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 prego, prego. Il professor Garantudis. È molto, molto interessante questa discussione, le osservazioni hanno molto interesse, preferirei di rispondere, di dire poche parole in greco, dato che c'è ancora la traduzione simultanea. Bene. Prima cosa che vorrei dire è che Dante in Grecia è un campo di ricerca, di pensiero, ma anche di creazione poetica ancora molto vivo, non si limita al passato. Allo stesso tempo Dante fa parte della tradizione ellenica per quanto riguarda le traduzioni, perché le traduzioni fungono anche da creazioni poetiche, allo stesso tempo, come ho detto, è un campo di riferimento ancora molto vivo. Oggi, cioè il convegno odierno, dà solo spunto per parlare di Dante, appunto perché c'è l'anniversario dei 700 anni dalla sua morte. Per quanto riguarda le traduzioni, come è noto, hanno una dimensione storica. Ogni traduzione va vista e considerata nell'ambito dell'epoca letteraria di riferimento e allo stesso tempo, naturalmente, hanno anche una diacronia. Con riferimento all'osservazione secondo la quale Dante è difficile, anche per gli italiani, difficile da comprendere, intendo, no? È difficile da cogliere proprio il significato, e dalle poche cose che conosco effettivamente fino ad oggi ci sono questioni di tipo per le edizioni di Dante. Ecco, io direi che per i traduttori greci la situazione è più facile. Perché? Perché non conoscono molto bene la filologia dantesca, cioè non la conoscono in modo approfondito. Cioè, ovviamente ogni traduzione si basa su una versione, su un'edizione del testo, e nell'ambito dei commenti che il determinato traduttore conosce, e quindi l'ignoranza agevola, per dire, il loro lavoro, e anzi può fungere anche da fondamento creativo, se possiamo chiamarlo così. Per quanto riguarda invece la relazione tra Kazantzakis e Dante, proprio perché è stato discusso e penso sia estremamente interessante, il mio parere è che il problema, e opterei proprio per questo termine, il problema del Dante dantesco è che quest'ultimo è più Kazantzakis e meno Dante. Cosa intendo? Intendo che Kazantzakis, nel suo amore profondo per Dante, considerando se stesso un poeta importante, si medesima molto in Dante, fa di Dante parte sua e quindi paragona se stesso, credo. Tra virgolette, anche il famoso canto è molto meno di Kazantzakis piuttosto che di Dante, e si capisce che i 14.000 versi sono moltiplicati, diventano 33.000 versi nella lingua di Kazantzakis, con tutto quello che ne consegue per quanto riguarda la sopravvivenza dell'opera. Ecco, mi fermo qua, grazie. C'è qualche intervento? Capio Salo, sputate il tuo logo, per caso? Vorrei soltanto... Θα ήθελα να μην τελευταία, οπότε αν κάποιος άλλος θέλει να έχει το λόγο, κανένας άλλος. Χρησιμοποιώ και εγώ τις ίδιες λέξεις του κ. Γαραντούδη, δεδομένου ότι έχουμε διερμηνία και εγώ θα μιλήσω, ή μάλλον όχι, πρώτα θα μιλήσω στα ιταλικά για να ευχαριστήσω θερμά τον αγαπητό φίλο, συνεργάτη. Τον καθηγητή Μάρκο Γκάλντι, ο οποίος μας έδωσε την ευκαιρία, μας επέτρεψε
να συμμετάσχουμε σε αυτό το πάνελ. Οπότε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μάρκο, για την ευκαιρία που μας έδωσε η αγώνιμη συζήτηση. Vorrei esprimere il mio accordo con quanto giustamente detto dal professor Garantudis, ovvero che Kazantzakis ha fatto di Dante Kazantzakis, cioè si è immedesimato, si è unito con Dante, poi alla fine è finito col diventare un Kazantzakis dantesco, ecco, ovvero la sua traduzione intendo. E penso, e adesso mi rendo conto che questo l'aveva previsto, perché stavo pensando alle parole di Paraschevi Vassiliadi alla signora che non è potuta venire da Creta a causa della sua gravidanza. Stavo pensando che a un certo punto della sua, del suo discorso faceva proprio riferimento ad una lettera da Prevelakis a Kazantzakis, dopo aver ricevuto le prime traduzioni, diceva entusiasta che avete fatto di Dante la vostra anima, la sua anima, e quindi che nella sua anima vive ormai Dante, quindi questa è una grande verità. In conclusione, non so se ci sono richieste di interventi da altri colleghi, altrimenti vorrei concludere dicendo che, sempre con riferimento a Kazantzakis e Prevelakis, aver avuto questa opportunità di rivedere l'influenza di Dante su Kazantzakis, questa volta anche su Prevelakis, è stato veramente unico, perché del resto Prevelakis è molto poco riconosciuto rispetto ad altri. Purtroppo Prevelakis non è oggetto di esteso studio da parte dei nostri studiosi come gli altri letterati, ma non dobbiamo dimenticare che Kazantzakis e Prevelakis erano degli amici carissimi. Kazantzakis diceva a Prevelakis: tu sei l'unico a poter giudicare la mia opera, le tue parole hanno per me un valore inestimabile, senza precedenti. E quindi, approfondendo nel nostro studio di Kazantzakis, non dobbiamo mai dimenticare che uno specchio di Kazantzakis era proprio Prevelakis, e che nella fattispecie Prevelakis ha svolto un ruolo critico per quanto riguarda la traduzione della Divina Commedia, correggendo le traduzioni di Kazantzakis durante le avventure della pubblicazione, proprio quindi ha aiutato e ha accompagnato Kazantzakis nella tradurre e pubblicare la Divina Commedia. E quindi abbiamo avuto l'opportunità di studiare l'influenza di Dante su Prevelakis. A titolo personale, quando ho iniziato a lavorare su questa questione, mi sono resa conto della portata dell'influenza di Dante su Prevelakis. La chiamerei veramente oceania, molto estesa, molto vasta, e naturalmente negli atti di questo convegno ci possiamo approfondire e fornire più dettagli. Colgo l'occasione per dire che speriamo la presentazione che non è stata fatta sulla influenza di Dante su Sichelianos, proprio perché l'influenza di Dante su Sichelianos, Kavafis, Prevelakis e Kazantzakis sono stati oggetto di insufficiente finora critica. Per esempio, l'influenza di Dante su Seferis è nota a tutti, l'influenza di Dante su altri creatori o poeti o scrittori greci è nota. Forse è meno nota, o forse era meno nota, l'influenza di Dante su Kazantzakis. Anzi, pensate che il primo ad aver parlato dell'influenza di Dante su Kazantzakis era proprio Cristiano Luciani, in occasione di una famosa sua presentazione. Quindi un italiano, non un greco, Cristiano Luciani, ribadisco,
un ellenista distinto che in occasione di un convegno in Italia nel 1993 e negli atti del convegno 1995 e per la prima volta ha parlato dell'influenza di Dante su Kazantzakis. Quindi quando dovremo curare gli atti di questo convegno credo che dovremmo includere negli atti di questo convegno anche quella presentazione del 1993 del professore Luciani, che era il primo, come ho detto, a parlare di questa influenza. Gli atti di questo convegno internazionale naturalmente includeranno tutti i discorsi fatti oggi, anche quello del professoressa che mancava, e ci avremo opportunità di confrontarci anche in occasione della giornata della preparazione. Allora, prima di concludere la giornata voglio invitare i presenti a venire ugualmente nella tavola rotonda importantissima che seguirà alle 15.30 diretta dal dottor Degliolanis. Prego, dottoressa. Cari tutti, vi ringrazio per questa prima mattinata densa veramente di riflessioni e di pensieri interessanti su questo progetto di Dante e la Grecia. E naturalmente dopo il nutrimento spirituale vi invito ad un nutrimento più terrestre, e quindi vi invito nel sottosuolo dell'istituto dove ci aspetta un buffet per fare una pausa, e poi ci ritroviamo qui alle 3.30 per la tavola rotonda e poi di nuovo questa sera per la Dante Night. Grazie a tutti e buon appetito, a fra poco.